Go live, go live, go live. Siamo entrati in onda. Gianni, buonasera, ti vedo. Io l'ho girata tutta pur avendo mia moglie siciliana. Fidatevi, vale la pena girarla tutta. Fantastico, Gianni, grazie per il tuo feedback sulla Sicilia, ma ce lo faremo raccontare dai ragazzi tra poco. Aspettiamo un attimo. Intanto mi bevo un goccetto. Come sapete, di buon auspicio per la serata, anche perché stasera fa molto caldo, devo dire la verità, sono in super déshabillé, c'ho la finestra aperta, ma fa caldo, oggi fa caldo. Allora, aspettiamo qualche secondo, abbiamo già sei persone, buonasera a tutti, muli, buona serata, benvenuti, mi dite come esco con l'audio, per favore? Tanto che aspetto il feedback sull'audio. Ciao Davuria, ciao Diego, benvenuto Vincenzo, anche te Claudio. Vanno on the road, ciao anche te. Benvenuti a tutti, grazie mille per essere qua con noi. Si sente bene, benissimo Vincenzo, grazie. Bene, ciao Emiliano, anche te, buonasera e benvenuto. Ottimo, grazie del feedback dell'audio. Benissimo Muli. Podemos incominciare la serata. Allora, che dirvi? Che dirvi? Dirvi, qua il mio dialetto scappa, sapete che ogni tanto sfugge. Allora, stasera avremo una bellissima serata. Come si dice? Ho conosciuto questi due ragazzi 2 mesi fa, perché YouTube me l'aveva proposto, poi Lucy mi aveva detto di questi due ragazzi che avevano un bellissimo progetto, che ce lo faremo raccontare, un po' metallico. Forse perché devo stare fermo, Emiliano. Ciao Giorgio, Livio, anche te. Ok, cerco di stare fermo, anche perché dopo c'ho caldo. Quindi dicevo, ho conosciuto questi due ragazzi. Personalmente non ci conosciamo, li ho conosciuti pomeriggio, Chris, che abbiamo fatto il test di prova di connessione che andava tutto bene. Stasera ho conosciuto anche Barbara. Devo dire che già in questi minuti è stato veramente simpatico la cosa perché sono veramente dei ragazzi in gamba. È inutile che sto a parlare, io vi saluto a tutti, Scamperato, Cristian, Diego, Alessandro, e io direi di far entrare Chris e Barbara di Dino e il Fico, anzi, il vlog di Dino e il Fico. Buonasera ragazzi, benvenuti da Buonasera, noi. buonasera a tutti. Eccoci qua. Buonasera, Cristiano, buonasera. No, stavo salutando un po' di ragazzi. Allora, come state? Discretamente. Vabbè, sì, c'è un po' di caldo oggi. Anche giù da Però, voi? sì, 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 sì. scirocco, Anche scirocco. c'è Scirocco. Ah, ma c'è anche la sabbia che arriva? No, perché Arriva. Purtroppo sì, ogni tanto fa quelle 2 goccioline, puff, sporca tutto. È giù a lavare Dino. Ecco, facciamo lavare lui. Allora, Sì. per chi non li conosce, questi due muli hanno un canale di nome Il Vlog di Dino il Fico, giusto? Che non mi sbaglio, Sì. sfondo sempre il Fico, non so perché, devo ricordarmi la pianta, come l'avete descritto voi. E Dino è il loro camper. Quindi, ragazzi, presentatevi e diteci un po' di voi, e poi partiamo alla grande. Comincia lei? Comincio io, Comincia lei. comincio io. Ah, Allora, siamo lei? Chris e Barbara, quindi non al contrario. Chris e Barba, comunque, allora niente, stiamo affrontando un tour in tutti e 390 comuni della Sicilia per ideare una guida dettagliata per ogni singolo comune. Il camper nasce più che come scelta di vita e Come più soluzione. come soluzione per affrontare al meglio il nostro tour, perché noi abbiamo pensato prima al progetto e dopo come eseguirlo Affrontare. al meglio. Come Quindi eseguirlo al meglio. siete, tra virgolette, vergini vergini nel mondo del plein air del camper. Verginissimi. Mai stati su un camper. Noi Ah. abbiamo direttamente venduto tutto e acquistato un camper alla cieca. Così. Così. Vi siete svegliati così o ci avete pensato un po'? Vabbè, Com'è ci stato? abbiamo pensato, abbiamo guardato, ormai ce l'avamo fatti anche un po' la mano sui modelli di camper, ormai eravamo degli esperti, teoricamente, ma praticamente no. Quindi, piano piano, va. Pensate che io consiglio sempre alla gente di prendere un camper a noleggio, anche pomeriggio ho avuto con una persona a parlare, prendete a noleggio prima, cercate di capire, non partite Sì, ma adesso da anche noi lo consigliamo. sbaragli. Durante la serata
parleremo dei vostri aneddoti, visto che siete vergini del campo. Quindi voi avete venduto tutto. Come mai avete fatto questa decisione, che non è semplice come decisione di vendere tutto e partire? Allora, io avevo un laboratorio odontotecnico, mentre Barbara... Io lavoravo tra dentisti, ristoranti, bar. Ci siamo trovati un po' in un bivio, perché la situazione lavorativa non andava benissimo. Il dentista con cui collaboravamo si è sentito poco bene, quindi da lì a poco la cosa è degenerata e è andato via, e quindi non sapevamo più qual era la nostra direzione. Quindi se investire nuovamente nel laboratorio e quindi uscire un altro botto di soldi, o cambiare tutto. Dopo il nostro viaggio in Thailandia ci si è accesa la lampadina, no? E abbiamo pensato, che abbiamo pensato? Abbiamo pensato che, dato che in Thailandia si faceva turismo con la qualsiasi, anche con la formica che attraversava la strada, noi in Sicilia abbiamo dei paesaggi, una cultura, l'arte pazzesca, che già parte da 12.000 anni avanti Cristo. Abbiamo detto, perché non puntare sulla nostra terra? E quindi di sera non dormivamo, pensieri, mille pensieri, abbiamo elaborato questo progetto, quindi una guida che dettagliata. Si è concretizzato 2 anni fa, sì. Perché ci è voluto un po', abbiamo dovuto capire anche quale doveva essere il senso, come poterci muovere e fare tutto questo diversamente dagli altri, perché ci sono tanti travel blogger, tanti raccontano, certo, ma raccontano visivamente, quindi solo con immagini e musica, invece noi ci siamo messi no vabbè, è per dire, no? Quindi noi volevamo distinguerci fatto e raccontare bene in modo questo diverso, ironico, magari combinando qualche stupidata, perché noi tanto buoni non siamo, siamo normalissimi, no, quindi cerchiamo di raccontare un po' la nostra terra in modo da far divertire e magari con quella, con quell'ironia arrivare al cuore della gente. Ma in più, secondo me, siccome non siamo solo scimuniti, come si dice qua, abbiamo pensato di introdurre un personaggio, una mascotte, che è il nostro Dino, che è un figo d'India. Quindi il nostro Dino è un figo d'India. Ecco. Scimunito, come tutti e due. Sì, è l'unione dei nostri due caratteri che messi insieme esce lui. Chi ha avuto le cosiddette di inventare la mascotte? Di chi è stata l'idea? Se io. Io, la creativa della situazione sono io. Sì, sì, infatti avevo prima ideato il personaggio per una mia linea di magliette. Da lì abbiamo provato ad inserire questo personaggio nelle foto della Thailandia, abbiamo visto che funzionava, allora abbiamo chiuso il cerchio e avevamo già tutto pronto. Quindi fantastico, ci bastava solo avere il coraggio di mollare tutto, vendere tutto e partire. È certo che non è stata una scelta facile, immagino. No. Non è stata, non lo è tutt'oggi, perché portare avanti un progetto del genere a livello economico non è facile, sostenerlo soprattutto. Perché noi ci autososteniamo, quindi nessuno ci aiuta. Abbiamo qualche sponsor, ma sponsor tecnico. Quindi abbiamo trovato chi ci ha cambiato le gomme, queste cose. Beh, va bene anche quello. Ma buono, perfetto. Bene, peccato questo che ci è successo in questo periodo, che ha fermato tutti quanti e anche voi, che comunque è una bella mazzata anche per voi. Sì. Speriamo che si sistemi quanto prima la situazione, anche se sarà un po' dura. Intanto Van on the Road vi fa i complimenti. Grazie. Grazie. Se riuscite a leggerlo, lo leggo io. Sì, lo leggiamo. Vabbè, la bella della situazione è lei, io sono la bestia. Grazie. Facciamo grazie. Così. Ah, mi sa che in tutte le coppie è così, ragazzi. Sì. Sì. Emiliano, invece, Max, è dura cambiare la bombola in piena notte o svuotare la cassetta? Vi è capitato? Queste sono cose che fa il signor Christopher, quindi io... Oh, il signor Christopher, anche! Sì, qua andiamo di signori. Di signori. Per forza. Quando si tratta di produrre qualcosa. Cioè, ci sta lui. Ci sono io. Ci sono anch'io. Qualcosa la devo fare pure io, quindi. Oh, guarda che c'è Van der Road, questo è un argomento che ne stavo seguendo ultimamente. Dice, vorrei aiutarvi, accettate piccole donazioni voi? Allora, ci stiamo organizzando a riguardo, perché ce l'hanno chiesto in diversi e ci stiamo organizzando, sì, perché volevamo creare un piccolo conto PayPal per
per sì, accettare che è una moda che è scoppiata negli ultimi mesi su tanti canali YouTube. Io ancora no, per il momento personalmente no, anche se potrei averne bisogno, per l'amor di Dio, però io scelgo ancora di no, perché comunque finché internet è gratuito e tutto quanto, i contenuti video mi diverto a farli e li faccio, anche perché comunque col mio lavoro, quando riprenderò, grazie a Dio, guadagno, e quindi mettermi lì a fare video è diverso il mio discorso dal vostro, ecco, voi avete un certo progetto e giustamente si può valutare questa cosa, anche se io su queste cose qua delle donazioni non sono molto d'accordo, però esistono. Allora, noi stiamo seguendo una linea un po' diversa, perché abbiamo, Barbara ha ideato una linea di magliette e quindi realizziamo queste t-shirt e ovviamente quello fai uno... a vedere, ce l'hai messa. Vabbè, una è questa. Aspetta. Bella. Wow. Fondino versione avocado. Avocado, mia mamma voleva facessi l'avocado. Cioè, abbiamo buttato un po' sul ridere anche sulle t-shirt e magari abbiamo scritto sosteneteci, per chi vuole sostenerci magari. Ah, beh, quello sì, ragazzi, perché diverso. Comunque anch'io ne faccio una linea mia, io sono più disegni di mezzi, roba così, quello sì, lo vedo più azzeccato, quello sì, però bravi, complimenti. Grazie. Interessante avventura, nonostante l'orario mi sono svegliato, bravi. Dai che ancora è presto, sono le 21:11. 21:11. Scamperato, vi si vede che siete pieni di entusiasmo, spero che sia vero il nostro sogno. Grazie, anche questo. Grazie mille. No, ma sicuramente, come vi dicevo prima, col canale che avete, veramente avete fatto un format che in Italia pochi hanno studiato, un format, e devo dire che il vostro secondo me funzionerà. E dopo le dinamiche di YouTube sono un po' nascoste, perché tanti canali emergono che dici, come fa a emergere un canale così? Come? Poi c'è tutto un discorso di SEO e quant'altro, per l'amor di Dio. Però secondo me la meritate. Michele ci saluta. Ah, ecco, poi l'entusiasmo va, giustamente, dopo 2 anni, se non manca, vuol dire che c'è un obiettivo serio dietro, no? Quindi ogni tanto la sera noi diciamo, ma uno fa fare, chi ce lo fa fare? Però è normale, no? Perché le difficoltà le incontriamo un po' tutti. Ma... Vedi, Van der Rood, sì, anch'io in genere sono d'accordo con Max, ma mi state troppo simpatici, dove acquistare le t-shirt? Vai, che abbiamo fatto le t-shirt. Allora, vai. Le t-shirt abbiamo... Sì, attualmente abbiamo un canale privato su cui le vendiamo, quindi basta che ci contattate su Instagram. Poi sul blog ci sono tutte le grafiche dove che potete scegliere. Anche sul blog c'è i vostri contatti, i limiti vi possono contattare lì e vi parlate. Sì, non so se si può mettere il sito qui sui commenti, come funziona. Sì, scrivilo. Riesci magari a scriverlo, lo faccio io, guarda. Fai allora. Tu? Okay. Sì, perché mi è più comodo magari. Allora, basta che... Vai, il blog, vabbè, giusto? Il blog di dinelfico.com. Il blog di dinelfico.com. Sì. Che è la nostra guida a tutti gli effetti. Quindi... Spero di averlo scritto giusto. Il blog di dinelfico.com. Qua, cassotto. Assotto. Giustissimo. Perfetto. Quindi, no, purtroppo non viene il link, quindi che vi portano, magari prendono l'appunto. Verranno a vedere il vostro blog, perché sono andato anche a vederlo per conoscermi un poco, è fatto bene. Chi è che si occupa del blog? Tutte e due, per la grafica, per la grafica, per la... Sì. Io sono lo scrittore, ecco. Tu la mente. Guarda che come scrivo io non c'è nessuno peggio di me, quindi c'è Lucy che ha preso in mano il mio blog e si è messa non le mani nei capelli, qualcuno mi odia perché ho fatto delle stralfaccioni di italiano pazzesco. Io cerco di impegnarmi. Perché poi io gli rompo le scatole perché trovo gli errori, capito? Lui scrive, io gli rompo le scatole e lui va a correggere. Ma guarda che è un classico di voi, che rompete le scatole, lo sto vivendo anch'io. Ma io ne sono consapevole, io almeno lo ammetto. Ok, questo è già bene, un buon punto, dovrò dirli alla mia compare della... Sì, a proposito di...
Di camper stiamo elaborando, a breve uscirà la sezione per le soste camper che stiamo facendo noi, anche Fantastico. quelle, le aree di sosta in Sicilia per ogni singolo comune. Quindi anche se si Fantastico. trovano in un paesino disperso. Diamo sempre una località dove poter sostare. Ma del vostro progetto leggevo che volete fare una guida, no? Ma questa guida verrà fatta ogni anno, intanto quello che avete girato, o sarà una guida unica alla fine? Anche perché le No, cose nel tempo. noi la stiamo già facendo, il nostro blog è la nostra guida. Sì, quindi già lì ci sono le tappe che abbiamo fatto fino adesso. È Siamo un po' quello. siamo un po' indietro perché di circa 8 tappe, Anche nove anche forse. 9, quindi ne abbiamo fatte 28 fino C'era adesso, poco ma tempo in questo periodo, no? sì. Anzi, ci siamo portati avanti perché abbiamo Con i video di un più. sacco di materiale, troppi articoli, quindi perché non facciamo un unico articolo su un comune. Quindi ogni monumento lo geolocalizziamo, scriviamo la storia, perché siamo andati lì, la nostra esperienza, quindi è tutto catalogato Se è da così. vedere, se non è da vedere, noi abbiamo delle sezioni, quindi cosa vedere, percorsi esperienziali, tutte queste cose qui, quindi dobbiamo catalogare ogni singola cosa che abbia una storia. Quindi è un Lavoraccio, eh? grandissimo lavoro. Sì. C'è un lavoro. E il video chi se ne occupa? Sembra io, la grafica io sono, la creatrice sono io. Però lui fa le Sì. riprese. Ma Ma quando mai io le faccio? Io faccio video, foto, monto, disegno, lui fa tutto il allora, resto. chiariamo il ruolo. E più progetti anche gli interni del camper. Ovvio, ovvio. Anche. Io lo stravolgerei almeno una volta a settimana, ma non si può fare. Allora, chiariamo i ruoli. Io non è che non faccio niente. Noi, Nessuno l'ha detto. se siamo Guidi. fuori, no, vabbè, a Guidi. parte questo, le minchiate che vedete, la maggior parte sono opera mia. La scrittura dei testi è opera mia, anche nei video. La sua ottimizzazione fatte tuoi, vabbè, Sì, ci sta. mi Ah. occupo un po' di questo, Beh, ecco. è giusto così quando si è in coppia dividere i compiti Sì, per da forza. questa cosa. Io vedo che ho fatto sempre solo, adesso c'è Lucy con me, mi sta aiutando, gli ho dato in mano il blog, le foto fa le tre, e mi ha già alleggerito molto, devo dire, il lavoro, perché sul video poi io ho il mio vecchio MacBook, vecchio di 10 anni, che povero sta facendo una fatica boia per fare Eh in sì, tempo. immagino. Adesso ho chiuso Comunque. il video che uscirà domani, ci ho messo 15 ore, ci ho messo, dura un'ora, devo dire la verità, però vedo che fa fatica, era lì che sbuffava, un giorno mi abbandona. Povero. Sì. Allora, Vincenzo Lo Iacono, se non sbaglio avete ritinto tutti gli interni del camper Siamo noi, siamo noi. e avete fatto anche un video a riguardo che sta Sì. andando molto bene, ho visto. Sì, è il video che ha Il più primo video che visualizzazioni, sì. abbiamo. Primo video sul camper è il primo video che ha più visualizzazioni in Se assoluto. notate, vedrete chi è che lavora di più. O no? Così, Io, ovviamente. Sempre tu. Io. Giusto, giusto, Oh, ci saluta Davide di Angry Luis, che avete conosciuto anche voi al telefono. Ciao, carissimo. E c'è Franca che oggi fa il compleanno, gli faccio gli auguri pubblicamente qua, glielo ho già fatto. Auguri, Franca! Auguri, Oggi fa 50 carissima, anni. anche a te. E stanno festeggiando lì in Portogallo con i tedeschi e i francesi in spiaggia perché sono ancora parcheggiati lì. Sì, se la sono passati malissimo anche Ma loro. beati loro. Allora, penso che questa è una domanda mia per me, perché le pillole di vita in camper le facevo io, però se le fate anche voi non sarebbe male. Noi abbiamo tanto lavoro, ci manca magari chi, se non lo so se ce la possiamo Allora, in fare. questa quarantena abbiamo fatto qualcosina. Però ci rendiamo conto che il tempo che ci vuole a disposizione, quello che abbiamo pensato è di inserire qualcosina della vita in camper nei video che facciamo, che faremo sui paesini. Quindi Sui prossimi sui comunque. prossimi video sicuramente ci sarà qualcosina in più. Ma concentrarci Fantastico. su quello diventa impossibile. Sì, perché comunque il mondo dei video è veramente devi capire. Quando noi abbiamo iniziato a fare queste pillole a novembre, quando sono andato in Spagna, le facevo quasi ogni giorno, poi le mettevo ogni 2 o 3 giorni. Poi ho visto che sono piaciute all'inizio, poi dopo hanno perso l'interesse e quindi non le ho più fatte per quel motivo lì. Anche perché devi trovare l'attimo naturale, no? Perché fare
le pillole simpatiche, non è che puoi avere la telecamera tutto il giorno, magari certo. Nella battuta e c'è la telecamera dici, mannaggia. E quindi non è facile. Alessandro, siete simpatici e solari, non cambiate e mai mollare, mai mollare. Oh, grazie. Camperato. Domanda, ma fate questa esperienza per una mia o dimensione? Oh, aspetta un attimo, devo capire. Ma fate questa esperienza per una mia o dimensione economia o per passione o e poi riprendere il vostro lavoro, vero? Ah, ok. L'ho capita. Allora, il nostro lavoro vero è andato via, perché ormai il nostro vero lavoro è questo. È volato. No, anche perché se devo riprendere il mio lavoro, se dovessi riprendere il mio lavoro fra 8 anni o 6 anni, sarebbe tutto rivoluzionato, devo ricominciare da zero. A studiare, però. Sì. Perché ormai c'è di mezzo la tecnologia, è tutto certo. Mondo a sé. Il nostro obiettivo è quello di fare questa guida dettagliata sulla Sicilia e appena finiamo tutto, avere un'app gratuita per tutti e fare dei tour in Sicilia. Quindi, dato che noi conosceremo abbastanza bene la Sicilia, possiamo fare dei veri e propri tour in camper andando a selezionare proprio le chicche, no? Quelle quindi cose che nessuno conosce. Il tour primaverile, il tour autunnale, invernale, estivo. Io sto valutando l'idea della Sicilia questo inverno, l'idea era questo perché ormai in Spagna sta un po' cambiando le cose. L'Italia è bella, dico sempre, però c'è il costo che è alto di gasolio, sì. Di autostrade, quant'altro. Però la Sicilia è da valutare in inverno, in fuori stagione, però. Perché... c'è il cane che fa freddo in alcuni posti, Il vostro? Sì, vieni qua. Abbiamo un cane e gatto con noi. Il gatto. Mamma mia, come vanno d'accordo? No, vanno d'accordo, sono carini quando litigano, bellini. Da comandare il gatto sempre e comunque. Ovvio, il gatto comanda perennemente. Sì. Claudio Campermania, spedite anche all'estero? Presumo che spediamo anche all'estero, sì. Spedite. Oh, perfetto. Vedi. Eccolo qua, Cristiano, che era un mio ospite, un mio di provincia, ecco, non credo. Vedo che stai già leggendo te, Barbara, te lo lascio leggere. Sì, sì. Allora, con che criteri avete scelto il camper da acquistare? Quali erano le vostre priorità? Allora, Cristiano sta vedendo l'idea di prendersi un furgone o qualcosa per fare anche lui questo tipo di vita. Vai. Ah, ok. Allora, noi avevamo già in mente una disposizione, ovvero, come ci spiego? Quindi, il letto in coda, doppia dinette, quindi una a fianco all'altra, e la mansarda. E abbiamo trovato, cioè all'inizio era tutto molto offuscata la situazione perché non potevamo permetterci un camper del genere. Poi si sono sbloccate una serie di situazioni insieme, abbiamo preso il camper dal concessionario direttamente, quindi è passato un finanziamento un po' più alto e ci siamo potuti permettere un camper un po' più grande. Questo anche perché avendo cane e gatto dovevamo viverci, quindi certo. Già... noi eravamo abituati a stare 24 ore su 24, ma in camper più strettino, più a contatto è un po' più complicato, non così tanto. Quindi abbiamo scelto di prendere qualcosa di più grande, scompensando un po' sulla comodità nel viaggio, soprattutto nei paesini. Infatti perché la Sicilia ci sono delle zone che sono piccoli passaggi, balconi bassi. Se già l'abbiamo fatto qualche zona. La parte più complicata è stata in un paesino che si chiama Tripi, che in una curva eravamo rimasti incastrati. Sì. Cioè proprio per poco non ci siamo tirati mezzo camper così. Però nessuno vi dice niente perché avete il camper talmente griffato bene che fa simpatia, che vi è la sì, loro lo guardano, ci dicono ciao, ma non ci dicono che se c'è pericolo o meno, capito? Bello! No, è molto fotografabile, perché molti fanno le foto e se ne vanno. Tipo, infatti, ogni tanto pensiamo di uscire dalla finestra così ci fotografano anche noi. Ma vi stanno già riconoscendo in giro per la Sicilia? Sì, qualcuno. Sì. No, qualcuno sì. La cosa bella è questa, che in ogni tappa che stiamo facendo conoscenze, quindi la gente ci vuole a cena, quindi abbiamo fatto un sacco di cene. Sì. La parte umana del progetto è la cosa più bella. Senz'altro. Conoscere persone, storie. Poi comunque l'ospitalità della Sicilia, dell'Italia del sud, centro-sud, è spettacolare, a differenza magari del nord, che siamo un po' più chiusi, poi siamo anche noi
gentili, per l'amor di Dio, però siamo un po' più chiusi, voi siete proprio ospitali, come però popolo, non è dappertutto, eh? No? No, lo è dappertutto. Abbiamo constatato anche questo, e magari c'è il paesino, magari... Mito. No, vabbè, in beh, generale... Beh, capito come che c'è caldo sempre in Sicilia, non è vero, abbiamo freddo anche noi. Freddo soprattutto con 10 gradi. Con 10 gradi avete freddo. Che io mamma mia. Quando io scendevo giù con 10 gradi che avevate voi, partivo con zero, ero in maniche corte da voi in Sicilia. No, non ci siamo abituati. Va bene, nel paese dove siamo adesso, ad esempio, in inverno si arriva anche a meno 1, a 2, cioè ci sta. E in estate, ad agosto, siamo con le giacchettine, quindi... Sì, fa freschetto. Però siete all'entroterra, siete, dall'entroterra. No, siamo ai piedi dell'Etna. Siamo ai piedi dell'Etna, non è proprio entroterra. Fame, cibo. Un attimo di pausa, il signor Cristo passa le volte di piedi, perché qua abbiamo cane e gatto, vi che basta che passa qualcuno. Vi stanno portando da mangiare qualcosa. Ma niente, la suocera, è arrivata la suocera di corsa. E arriva l'arancio. Cibo. Prenditelo per cortesia, che sennò non ci fa andare avanti sto giovanotto. Olè. Ok, ci siamo. Qui c'è Piff. Ah, ecco, che rompe le scatole. Fa il suo lavoro, controlla. Sì. No, ma per questo, infatti, basta che si muove una foglia e lui è pronto. Bello. Magari di notte è un po' meno bene, perché dormite e quindi si fanno dei salti. Sai quante volte la FIFA con lui? Sì. Comunque si è sempre su strada, in ogni caso, quindi può capitare questa cosa. Finora abbiamo fatto anche solo libera, quindi ci siamo fatti le ossa per bene, diciamo. Cioè, non fantastico. Avendo nessuna esperienza, abbiamo preso neve, lampi, tuoni, freddo, soste, un nieghe praticamente in qualsiasi posto. Un nieghe, però lo devi dire cosa vuol dire. Un nieghe ovunque, in qualsiasi, luogo. Vabbè, sì, sono me che mi dicono siciliano, sempre che io saluto ciao Muli, che vuol dire ragazzi da qua a Trieste, e tutti mi dicono, pensano che sia un'offesa, che chiamo asini tutti quanti. Invece no, tranquilli ragazzi, quindi il gnagnagna che hai detto te va bene. Come si dice? Il dialetto è giusto conoscerlo, è bello sentire anche diversi dialetti. Ah, a me infatti, piace un sacco. È quello che vogliono debennare, tra virgolette, no? Ma secondo me deve essere, perché fa parte della cultura del nostro paese, va bene la globalizzazione e tutto quanto, però tenere queste radici del dialetto che scappa la parola. Bello, mi piace. Poi te, Barbara, hai un forte accento siciliano, proprio si sente. No. Io molto di più che lui, perché sì, no. La mamma, la suocera, parla in italiano. Ah. Invece se sentite il padre, non si capisce niente. No, vabbè, io sono stato più italianizzato e quindi mi sono portato dietro più l'italiano che il siciliano. Lei... Ma io invece da piccola... Non si scappa. Però lo so parlare, lo capisco. Cioè... Sì, mancherebbe questo. No, ma è fantastico sentire proprio questo accento forte siciliano. Mi ricordo un mio collega siciliano, specialmente quando si arrabbia. Senti questo siciliano che esce, ai, 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 ti regalo la coppola. Sì. Passiamo alle domande. Van der Rod, ma prendete contatti per esempio con amministrazioni comunali o Proloco? Allora, caso strano. Allora, partiamo dall'inizio. Noi prima di andare in un comune, telefoniamo al comune, diciamo stiamo arrivando, vorremmo parlare con il sindaco, un assessore al turismo. E adesso arriva lui, il sindaco. No, ma ogni tanto ci risponde, ogni tanto. La maggior parte l'abbiamo avuto riscontro. Altri comuni proprio non ci hanno calcolato proprio neanche di sbrigare, neanche vabbè, l'assessore al... perché hai scavalcato la scala gerarchica, no? Sei passato subito in alto, bisogna passare dal basso. Certo, no, piano piano. Ma neanche dal basso certe volte, quindi alcuni comuni proprio... Ma questo è successo solo forse in due comuni. Sì, in due comuni soltanto. Quindi andiamo... Quindi dritti? No. Noi dobbiamo farli tutti a 390, quindi non si scappa. Li facciamo ugualmente. Quindi sindaci siciliani, rispondete.
Ma prima o poi non ci ingaggiamo, No, aspetta. noi li prendiamo. Li prendiamo prima o poi, li Ah. incontriamo anche per strada, quindi si deve fermare, ci deve parlare. Per forza di No, cose. vabbè, la maggior parte comunque sono felici, quindi andiamo a parlare con loro ci danno la disponibilità di poter sostare o meno in un punto. Per dire, nel comune di Tripi, alla fine non avevamo dove scaricare, abbiamo scaricato la cassetta nel bagno del comune, nei bagni pubblici del comune. Dai, Quindi... quindi ci danno tutta la disponibilità possibile per l'acqua, carico, scarico, no, questo, per questo non ci possiamo lamentare. E stiamo cercando di sensibilizzare ogni comune a questo nuovo, a questa nuova forma di turismo che ancora in Sicilia è visto un po' male, perché è una, sotto una specie di zingarata per loro, no? Quelli che Ah, vivono in ok. camper sono zingari. Sì, beh, Tant'è è che ci è ancora. successa una cosina in questa quarantena, proprio all'inizio della quarantena, noi stavamo a Tonnarella, che è una località di mare. Siamo stati lì tranquilli per una settimana, non c'era nessuno, eravamo a posto. All'improvviso arriva la vigilessa. Sta vigilessa, arrabbiata che gli avevano chiamato, si erano lamentati, ah, questi zingari, chissà chi sono dei ladri, e quindi ci siamo dovuti spostare, già solo per Ma dirti pensa un po'. questo. Con Sì. tutto che abbiamo un camper, c'è scritto tutto nel camper, non siamo anonimi. Infatti, Vabbè, può esatto. capitare anche Senta, questo. Capita. però Bisogna voi metterlo in comunque conto. cioè, però voi comunque vivete una settimana intera nel comune dove andate a visitare, quindi Sì. dopo cambia anche l'atteggiamento subito, ci Sì, mettono un po' di no. tempo. No, no. Come funziona? Vabbè, i primi giorni giustamente ti guardano con l'aria, ma sto turista da dove viene? Chi è? Poi piano piano cominciano a capire, ci vedono fare foto, video, sparare quella stupidaggine. Poi noi diamo da parlare a chiunque. Ci sono quei Infatti ho vecchietti che visto ci che stanno, coinvolgete. quei vecchietti che ti mandano a quel paese perché ci sono, diciamolo, ci Ci sono. sono anche questi, sì. Cioè, il bello è il brutto, diciamo, in tutte le cose, no? Vabbè, sì. Però stiamo vedendo che questo nostro progetto è anche l'idea di, come si dice, Stimolare la perfetto, gente a scendere in Sicilia. e vivere anche l'esperienza in camper, anche nei piccoli comuni, vediamo che l'amministrazione cerca di capire che cosa ci vuole, ci Sì, come chiede. organizzarsi, quindi questa è una cosa Fantastico, bella. fantastico. Allora, a parte che stanno facendo gli auguri a Franca un po' tutti, vedo, Davide aveva detto di nuovo fanno festa, e Van on the road mi dice che le pillole gli manca, vediamo se farle più avanti noi. Christian dice che vi segue da poco, che siete una coppia simpaticissima. Mia Grazie. prima ci sta dicendo, non avete chiesto il sostegno dalla regione o dall'assessorato al turismo? E vi fai Allora, complimenti. purtroppo sì, l'abbiamo Abbiamo chiesto chiesto. il sostegno alla regione, abbiamo parlato anche con l'assessore al turismo direttamente, ci siamo incontrati, è stato molto disponibile, subito dopo è arrivato il coronavirus. Proprio la Ecco. fortuna, no? Quando ci ingaggiamo tutti così, la fortuna. Quindi adesso è tutto rimandato, vedremo, perché ci sono ovviamente problemi più urgenti da Da risolvere. affrontare, da risolvere, No, quindi vedremo. questa fantastica, questa l'ho visto. Qua una cosa che dice Vincenzo, peccato che il traghetto per la Sicilia sia troppo costoso, e purtroppo quelli ce li fanno pagare caro, dipende da dove si parte, ma anche mi sa che partire proprio da San Giovanni, lì, Villa San Giovanni a Messina, mi sa Sulle che... 90 euro dovrebbe essere l'andata e il ritorno. Che non è poco. Van on the road dice che sta pensando alla Sicilia quest'anno, magari vi incontrerà. Perché Oh, no? Ecco. sarebbe bello. Ci possiamo sentire tranquillamente ovunque su Instagram, Quindi Facebook. Simone, vai sul loro sito, trovi tutti i contatti, mettiti pure in contatto con loro e magari quando scenderai. Lui ha un bel furgonato, Renault Mastercia. Un bel furgonato. Allora, e non ha senso andata e ritorno 72 ore o 2 mesi? Qua Vincenzo mi dice che si parla del traghetto, che Del ha continuato traghetto. la domanda di prima, si Eh vede sì. che... E Però qua sta facendo... purtroppo questo... ecco Vai, perché non vai, vai! faranno mai il ponte. Questo è Ma lo uno dei volete quello lì? motivi. Lo volete? Ma sinceramente abbiamo un po' paura per quello che scaturirà subito dopo per gli appalti. Secondo me si deve cercare la giusta quadra prima. No, no. A parte il discorso che si sa in Italia come funzionano certe dinamiche, ma fisicamente lo vorreste vedere sto ponte o no?
Sinceramente no, io la Sicilia la vorrei solo per me. Vorrei stare un po' distanziata. Non lo so, per me invece è una soluzione che potrebbe agevolare un po' il flusso anche turistico. Sì, sicuramente sì, secondo me è una buona idea, però... C'è l'aereo per il turistico. Non ti preoccupare. Diglielo, Barbara, perché io che sono del nord, per me... Va bene così, non il ponte, ma non per, proprio per tenere le due cose, le entità separate, perché una volta che si unisce, non è più due entità separate con le loro cose. Hai capito? Non lo so, io non la vedo così. Non ho questa versione romantica, Ah, ok. Non lo so. Allora, Scapperato dice che quando veniranno tutti in Sicilia ci si vedrà tutti a fare un giro. Davide, sì. Comunque siete mitici quando aprite la scuola di vita in camper. Questa la allora, so io. Dateci tempo, piano piano. Prima perché... dobbiamo imparare noi. Non fate la scuola, fate la guida, accompagnate la gente, ma non la scuola. Faccio un altro del dialetto che si parlava prima di Giuseppe. A Guara Guara, arrivai da Salerno, facciamo le mani a tutti. Guara guara, non lo so. Guara ora, guara guara, sì, ora ora. Guara guara. Guara guara, ho sbagliato io. Sono del nord, ragazzi. Guara guara. Edizione siciliano. Vedi Barbara? Vedi? Che piace i dialetti. Hai detto una cosa giusta. Le introduciamo nel video. Bravo, mettici qualche parolina. Che io parlavo in siciliano e tu paf. No, no, guarda, l'avevo detto anche a un mio amico, il primo ragazzo che abbiamo fatto la live, lui parla molto in dialetto, e gli avevo detto di rallentare la macchina. La macchina. Spieghiamo dove vi trovate così capiscono. Per strada, siamo per strada. Siamo parcheggiati in strada, però domani ci spostiamo perché... mia mamma ha un terreno dove c'è una costruzione in corso e mi sa che ci andiamo a infilare lì. Ah, ok, perfetto. Quindi il rumore che sentite tranquilli sono le macchine che sprecciano loro. Scapperato, ma dove avete ma dopo aver fatto il tour che fate? Che magari non aveva sentito, ripetiamo. Ok, allora noi abbiamo intenzione di intanto far crescere il nostro sito e tutte le nostre piattaforme al punto tale che poi, finito il tour, quindi questi 6 anni o 7 che saranno, vivere un po' di rendita grazie al sito e al tour, l'app che faremo anche, e poi organizzeremo dei tour stagionali, quindi estate, primavera, autunno, inverno, con i camper in base alla stagione in giro per la Sicilia. In giro per la Sicilia. Fantastico, allora, fantastico, bravi ragazzi. Allora, mi confermano 90 euro il traghetto, come hai detto tu, sì. Chris. E invece Cristiano, domanda rivolta a tutti e tre. Avete mai subito piccoli furti, scazzi vari, cazzi in termini tecnici? Allora, noi al momento, per fortuna, speriamo mai, no. Però è anche abbiamo poca esperienza. Però quello che possiamo dire è che la Sicilia riguardo, forse nelle grandi città si deve stare un po' più pericoloso, ma nei piccoli paesini proprio puoi lasciare anche quasi le chiavi al camper che non succede nulla. Non succede niente. Beh, le città grandi, come tutte le città, bisogna stare sempre all'occhio e portare... Per la zona di più, ma se no non ci sono particolari problemi. Ma nei paesini lasciano ancora le chiavi attaccate alla porta, per dire, quindi ti scassi al camper. Anzi, hanno paura loro di noi. Eh sì, perché vi vedono arrivare da fuori, giustamente, e quindi hanno paura. No, Cristiano, io grazie al cielo in tutti questi anni mai, e tante volte dimenticavo la porta aperta in giro. Ovviamente quando vado nelle sì, specialmente col vecchio, col furgone che avevo prima, lì proprio dormivo col portellone aperto, a parte che ci mettevi niente a aprirlo, quindi neanche non chiudevo con la catena, non c'è niente. E delle volte ho dormito con le porte aperte proprio. Ovviamente nelle città vado sempre nelle aree sosta a pagamento perché non è tanto il furgone che valeva poco, ma per quello che c'è dentro, c'è investito tutto, no? Perché abbiamo la nostra casa dentro e quindi quello è così. Allora, tornando, Nibilar, dopo leggiamo la domanda di Emiliano,
Bravo Costanzo, il ponte è una buona idea, ci renderebbe meno isolanti rimanendo isolani. Vedi che qua c'è la ponte sì, ponte no. E invece la domanda di Emiliano, tornando sul discorso di quello che fate, essendoci altri blogger che fanno la stessa cosa che fate voi, non avete mai pensato di fare un press settimanale o mensile scaricabile? Allora, in realtà quello che stiamo facendo noi, ogni singolo paesino, raccontando le esperienze, non l'ha mai fatto nessuno così dettagliatamente. Però stiamo pensando di fare un PDF scaricabile per ogni singolo comune, quindi in base al comune fare un PDF scaricabile, così hanno tutto in un unico file, non devono andare sempre sul sito ad andare lì. Però è una cosa che richiede molto però tempo. Però per la geolocalizzazione è un po' complicato. No, ci dovrebbe essere il link lì sul sì. PDF. Vabbè, certo. Beh, sì, sul PDF, sì. Difatti, dopo Emiliano continuava la domanda proprio il discorso di farla stampare. Marino. Infatti noi abbiamo optato per una soluzione, diciamo, più ecologica, perché non vogliamo stampare nessuna brochure, anche certo. Se alcuni comuni ce lo richiedono, ma non ha senso stampare per 390 comuni una brochure e quante copie, e quante finiranno nella spazzatura, esatto. Quindi non ha senso. Io vedo che sono nel mondo delle fiere negli ultimi anni e vedo tutte queste brochure che vengono buttate via perché non vengono sì. consegnate, magari sono state fatte solo per quell'occasione lì, e c'è veramente uno spreco di carta, di alberi, quando con PDF al giorno d'oggi un tablet, un qualcosa ce l'abbiamo ormai tutti. Ce l'abbiamo tutti. Adesso lo stanno anche dando a chi non ce l'aveva, perché ci sono le scuole online sì. adesso, quindi è così. Ci salutano da qua, dal Friuli, Marino. Grazie. Marino, salve. Buonasera. Ah, ok, questa è una zona vostra allora. Siete mai stati a San Michele di Ganzaria, Catania? Io mai, sinceramente. No, andremo anche lì, ci arriveremo. Allora, segnatevelo, perché è un comune che potrebbe sfuggire. Allora poi, Paolo, il costo tra l'altro è la stessa spesa di arrivare via terra alla fine, anche coi tempi, questo da Genova a Palermo arriverò prima o poi. E lì poi bisogna scegliere da dove si parte e come scendere. Io mi ricordo che quando venivo in Sicilia prendevo il traghetto a Napoli. A Napoli, Napoli-Palermo, partivo la sera, la mattina ero a Palermo e poi giravo la Sicilia. Due volte sole ho fatto il Messina-Villa San Giovanni. Allora, Mario, con la centesima parte del costo del ponte intaserebbero il canale di traghetti senza sfregiare il luogo. E poi, vabbè, in realtà, costi di lavoro, in realtà secondo me sarebbe da... Come? Sono due traghetti, se non ricordo male, no? Che vanno su e giù. Uno va e uno... Sì, uno va e uno viene, ma sono pure più di due. Però secondo me è da riorganizzare proprio il sistema, perché metterci 30 minuti per fare non si può. Tratto proprio misero. Beh, non è tanto il 30 minuti di traversata, è il quanto che devi aspettare, perché si formano le colonne tutte. Io mi ricordo che quando eravamo venuti lì ho fatto un'ora di attesa, quindi non sono i 30 minuti di traversata. Quando sei sul traghetto... Sai che dice, sono su ormai. È il problema arrivare sul traghetto. Sì, è un po' il sistema che non funziona bene. Anche se n'è andato. L'app, Emiliano dice che è una cosa interessante. L'app che state studiando, la studiate voi? La fate voi? Avete già un'idea su come farla? Allora, l'idea è più o meno impostata come il sito, quindi poi sarà ovviamente divisa per province. Con dei pulsantoni, quindi sul cosa vedere, dove dormire, percorsi esperienziali, feste sacre. Noi cerchiamo di non far annoiare nessuno in qualsiasi comune, quindi se vi trovate per caso, vi perdete, dice ora che cosa faccio, non vi preoccupate, ci sarà qualcosa da fare. Col cibo, che visto che in Sicilia si mangia bene, state studiando già anche pietanze nuove? Allora. Noi stiamo nel nostro sito, c'è anche la sezione dove mangiare. Quella non l'ho vista. Ci sono vari. Cerchiamo di selezionare ristorante, agriturismo, il pub, quindi cercare di differenziare un po' la scelta. Per ovviamente, ogni tasca. Ovviamente sì. Andando a differenziare la scelta gastronomica. E questo è fantastico. E quindi
tastiamo ed ingrassiamo per voi. Sì, infatti noi, come diceva Christopher, facciamo proprio una vera selezione, no? Quindi se c'è quella cosa che a noi non ci convince, ci leviamo mano, come si dice qua, e andiamo da un altro posto. Ed è la nostra fonte di sostentamento è questo, fare pubblicità alle strutture ricettive, ristorative ed esperienziali. Noi viviamo di pubblicità e infatti il periodo adesso non è quello giusto. No, purtroppo adesso per la ripartenza sarà difficilissimo. Stiamo pensando già a qualche sistema diverso per monetizzare. Dobbiamo pensarci bene. Tu pensi. Adesso comunque il canale crescerà, perché comunque la stampa ha parlato di voi, il video li state facendo, e quindi anche stasera che siamo in 30 persone, bene o male, si parlerà di voi, e quindi pian piano crescerà anche il vostro canale e un po' di monetizzazione arriverà anche da lì, dai. Speriamo. Dai. Perché veramente fate un bel lavoro. Improntata sulla cultura e tutto quanto, ma soprattutto per la simpatia che ci mettete, le battute, il modo di fare, e quello è la cosa diversa, no? Non è la solita cosa monotona, no? Sì, il monumento bello, cioè, ci mettete anche del vostro, che è una cosa fantastica. Prendete per tutto, prendete nota. Buono, ora ti segniamo, ti stiamo segnando. Scamperato, grazie, stupenda idea. Allora, Giorgio. Le infrastrutture sono importanti, ma la gentilezza per le persone è la base di tutto. Cosa ne dite? Allora, questo senz'altro. Alcune zone, come dicevamo, ancora non sono pronte a fare un certo tipo di accoglienza. E noi infatti quando siamo in certi comuni e lo vediamo, magari parlando col sindaco... Poi lo scriviamo, cerchiamo di introdurre il comune diversamente, in modo che non proprio schietto schietto, ma ve lo facciamo capire, va? Ci sta, fantastico. Perché se tu già arrivi in un comune e vedi che magari l'accoglienza non è in un certo modo, ti puoi fare anche un'idea un po' diversa di quello che può essere il territorio di per sé. Certo. Non è neanche bello vedere una cosa del genere. No. Vicenzo Lo Iacono dice il paese di prima, che penso che era lui che aveva detto il nome di quel posto, il paese di origine del suo papà. Andrea, vedi che cresce già il canale? Andrea Gizeta, bravi ragazzi, mi sono appena iscritto al vostro canale, spero un giorno di visitare la vostra meravigliosa. Vedi che stanno già... Grazie Andrea, benvenuto nella nostra banda. Dei fichissimi. Esatto. Scapperato, ma scusate se ho capito bene, ma per fare il tour ci vuole 6 anni. Tra gli 8 e i 10, ora stanno cominciando a scalare perché in camper siamo più veloci. Però altri 6 anni, 8 ci vorranno. Sì, perché praticamente prima facevamo il primo anno l'abbiamo fatto in alto e facevamo 1 o 2 comuni al mese, quindi questo era veramente dispendioso e anche faticoso. Ora col camper riusciamo a fare anche 6, prima del coronavirus, 6-7 comuni al mese. quindi questo ridurrà molto il tempo che abbiamo pronosticato. Però da dire che i comuni che abbiamo fatti erano di 2.000-1.000 persone, quindi piccoli. Ecco perché 6-7 in un mese. Quindi considerando che ci fermiamo una settimana a comune, il tempo sarà quello, il tempo necessario sarà quello. Perché seleziona le strutture, e vai a trovare il personaggio vai a trovare il personaggio che ti racconta la storia magari del luogo, la sua personale, che magari è una storia particolare, quindi ci vuole un po' di tempo, ecco. Allora, io prima ero ignorante, me l'avete spiegato voi, però Emiliano, leggetela pure, ditela, spiegatela voi, io l'ho scoperta stasera. Allora, grazie a voi. Abbiamo la questa domanda. Guerra tra Palermo e Catania. Allora, a Palermo ci hanno, a Palermo abbiamo l'arancino, l'arancino tondo, a Palermo abbiamo l'arancina, l'arancina tonda. La domanda di Emiliano, intanto l'arancia, che rientra il collegamento, mangiare arancino o arancina, e qua c'è una differenza che l'ho scoperta questa sera grazie a Chris e Barbara che stavano a ricordare, vediamo se me la ricordo bene più o meno, tanto che rientrano, vedete che provo un attimo a farli uscire e rientrare, e c'è problema di connessione, rientriamo, vediamo. Noi ci eccoli siamo qua di nuovo, vai, andate, ci siamo. Vai.
Allora, ricomincio di nuovo. Allora, c'è questa battaglia tra Catania e Palermo. A Palermo c'hanno l'arancina, l'arancina che è rotonda perché ricorda l'arancia, dicono loro. A Catania invece noi abbiamo l'arancino, che è maschio e c'ha il pizzo, è Sì, a è punta, appunto. è a punta. È appunto. Tutta la differenza è questa. La cosa buffa sull'arancino è quella che gli hai spiegato prima. Sì, che probabilmente la forma a punta sa, è dovuta al fatto che l'ascella, aspetta, funziona meglio per fare l'arancino a punta, quindi. E Questa è la non vi cosa. diciamo No, 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 no. come viene fatto il cannolo. Questo non te lo possiamo dire. È il cannolo siciliano, buonissimo. La Ecco. Sicilia colpisce sempre, comunque, anche ad Andrea ci ha lasciato il cuore. Io devo dire la verità, sono sceso 4-5 volte e devo dire mi sono sempre trovato bene. È una regione che mi sono ripromesso di venire giù. Magari questo inverno poi è successo quello che è successo. Vediamo cosa succederà questo inverno, anche perché di Danè non ce ne sono più. Quindi Siamo purtroppo. tutti sulla stessa barca. Sì, speriamo che non Purtroppo affoghi sì. sta barca. No, 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 speriamo di no. Vabbè, ci riprenderemo. Sì, Ci sicuramente riprenderemo tutti. riusciamo. Oh, vediamo qua. In Italia c'è bisogno di giovani intraprendenti. Voi ne incontrate tanti? Allora, no, sì, dai. Allora, il discorso è che i paesini che abbiamo visitato fino adesso sono poveri di giovani, perché sono andati tutti via, chi per studio e chi per lavoro, e quindi stiamo vedendo tantissimi belli borghi bellissimi vuoti, Sì, vuoto, quello con sì. quattro vecchietti che futuro ti possono dare? Cioè, Sì, a mano purtroppo. diventeranno dei borghi fantasma ed è davvero triste. Sì, Infatti questo sì, dovremmo... questo è una. Però abbiamo incontrato anche dei giovani intraprendenti che si stanno dando, si stanno muovendo. Ci sono diverse associazioni che si stanno muovendo verso la promozione del territorio, creare nuove idee. Questo è importante. Poi abbiamo fatto delle belle scoperte anche in paesini assurdi che non ci aspettavamo. Anche il ragazzo di 28 anni che è diventato il maestro del, come si chiama? Del Ah, del filato. ricamo, del ricamo. Del ricamo e del filato. Questo è il prossimo video, parleremo di questo, Sì, infatti. fantastico, bello. Beh, diciamo che questo periodo che ci è capitato a tutti è un brutto periodo, però comunque ha dato anche la possibilità di reinventarsi, magari anche nella vostra regione potrebbe avere un contributo buono da questo lato lì. Gente si è trovata senza lavoro magari di un tipo, si inventa un altro. Speriamo che Magari. questa cosa. Speriamo. Me la leggi te, Barbara o Chris, il messaggio di Paolo? Quando gli è bella Sicilia. Quanto è Ho bella la Sicilia? capito, l'avevo capito, però non sapevo leggerla. Quindi, diamo a Cesare quello che è di Cesare. Giusto, giusto. Questa potrebbe essere letta anche un po' la palermitana, quando gli è bieda. È Bieda, bieda, è da capire da quale lato avete stiamo. lì in Sicilia c'è una differenza del dialetto, dalle varie Ogni zone? singolo paesino ha il suo dialetto. Però Palermo e Catania è quello che si No, sente vabbè, di più. si differenzia, ma anche C'è più Agrigento. differenza. Agrigento somiglia quasi al calabrese. Addirittura. C'hanno la cadenza proprio marcata nelle vocali, nelle consonanti, quindi Poi ci sono si dei borghi differenzia. gallo-italici che sono più francesi e cinesi che siciliani, non si capisce niente. Ce n'è tantissimo. Sì. Infatti, Fantastico. se vedete il video su Novara di Sicilia, c'è una parte in un teatro in cui si parla gallo italico. E E non si non capisce si niente. capisce Non si niente. capisce niente, è No. vero. Allora, voi siete partiti così, siete vergini del mondo del camper. Com'è stato l'impatto col mondo del camper? Allora, quella che l'ha risentita di più sono io. Io perché io prima aprivo l'acqua e l'acqua andava. Ora qui non posso farlo più, come per i vestiti, Anche la mia la socia. doccia. Quindi la cosa complicata è stata questa, poi tutto il resto No, vabbè, io alla fine mi adatto più facilmente, forse, quindi noi maschietti sì.
Quindi per me non è stato così traumatico, però alla fine, siccome non conoscevo proprio nulla, all'inizio non sapevo neanche come accendere la stufa, quindi Per immagino che... capirci, eh? No, infatti, per quello io consiglio a tutti di prendere a noleggio, voi invece siete l'incontrario di quello che consiglio io, e comunque l'avete affrontato, è tutto affrontabile. Però sai, se uno ha già una minima di esperienza, si prepara anche Certo, psicologicamente. quello sì, però avevamo l'obiettivo ma non il mezzo, quindi sapevamo che doveva essere un camper e basta, camper fu. Sì. Vi trovate bene col vostro mezzo? Sì? Siete soddisfatti Sì, il proprietario dell'acquisto? precedente l'ha scassato un po' a livello di mobilio, noi stiamo cercando di recuperare un po', man mano, Anche però l'impianto elettrico c'era, cioè tu accendevi una cosa e ne premevi una e se ne accendeva il un'altra. cosiddetto fai da te fatto a cazzo, no? Si può Sì, dire non si cazzo, può no? dire. A cazzo, a cazzo. Ad cazzo, esatto. Mettiamola e via. Fantastico. Esatto. Sì, è stato tutto un mistero capire come funzionava l'impianto. Infatti adesso man mano ci dovremo attrezzare perché abbiamo le sospensioni scassate e ogni viaggio è un ballo. Beh, avete Quindi un mezzo abbastanza importante, dovrebbe essere grande come il mio, dovrebbe essere 7 metri e rotti. Ah, 7,40. siete ancora più grandi di me, siete. Addirittura hai Ancora. visto. Eh sì, perché io ho 7,15 e su base Mercedes come il vostro, e già lì lo sento che balla. E avete gomma singola anche voi, no? Sì, Sì, dietro. purtroppo sì. Quindi è tutto che balla, mezzi lunghi e così. Allora, Emiliano si fa spedire da Acile Reale i cannoli. Qui, se non ricordo male, sta nella zona di Bergamo. Questa era una moto. Era una moto. Questa è una moto, sì. Vedi? L'orecchio. Quindi, Allora. dove eravamo arrivati? C'è Giorgio che ci sta domandando e a Emiliano gli arrivano i cannoli da Acireale e lui sta nella zona di Milano, Bre, Bergamo, se non mi ricordo male di Emiliano. Quindi Ok, sì, per arrivare Acireale è dietro. praticamente a circa 30-40 km da dove siamo noi Ah, è adesso. lì dove siete voi. Di vicino, sì. Da Avete preso spunti da cosa viste cosa hai visto all'estero all'estero? o Allora, tutta idea vostra? in realtà quello che abbiamo fatto, cioè la nostra mascotte è la prima mascotte al mondo ad essere Animata nei video. animata e presente nei video nel mondo travel. Quindi dovremmo essere i primi al mondo, almeno in base alla ricerca che abbiamo fatto noi. E quindi è un'idea nostra. Abbiamo pensato e ripensato questo progetto proprio per renderlo unico nel suo genere e abbiamo partorito questa idea, che speriamo che nel tempo Fantastico. abbia successo. Quindi, Sì, no, ma è veramente fantastico, Dino. Sembrava un altro rumore, non indaghiamo. No, no. Io Poi il stasera nostro Dino scoprendo. è un marchio registrato, quindi per fortuna non ce lo potrebbero rubare, No, giusto? non ce la Ah, potrebbero rubare. quindi. Vi saluta la Mimma che deve andare, vi dice di Salve continuare Mimma, così grazie e vi augura per averci buonasera, ascoltato. Mima. E sicuramente si sarà iscritta al vostro canale perché la Mima è brava, la Mima è in gamba. Grazie. Sì. Buona serata. E cosa vi posso chiedere ancora? Vediamo, vediamo. Allora, l'impatto col campo è stato. Vi manca qualcosa della vita precedente? Allora. Vabbè, allora, ci sopportiamo da quanto? 9 anni? Da 9 anni, quindi non. Conviviamo da 8, E quello è rimasto conviviamo, uguale. E quello è rimasto sì. uguale. Però conviviamo da 8, ci siamo sposati da 3 anni e stiamo 24 ore su 24 Da da due 2 anni. anni. Quindi prova di forza di quella, di quella forte. È pesante, Sì, in no, ambiente così vabbè. piccolo. In generale del mio lavoro non mi manca nulla perché era abbastanza stressante con i tempi, quindi le consegne, eccetera, eccetera. Sinceramente non mi manca. Mi manca un po' più la stabilità economica, quello sì, però. Quella. Ma anche se avevi uno studio tuo, tutto tuo, sarebbe uguale, perché ogni mattina che tu alzi la sagra cinesca sono dei soldi che escono all'inizio mese, no? Sì. Quindi cambia poco il percorso che avete preso ad avere un'attività. Forse avere un'attività ti sarebbe costata di più.
perché c'erano i debiti della banca magari, o ma già ce l'avevo l'attività, il laboratorio era il nostro, era quindi il mio, sapevamo nostro. Già sì. Beh, allora non ti è cambiato niente da quel lato lì. No, perché comunque abbiamo un'azienda, perché il nostro progetto è un'azienda individuale, perché dobbiamo fatturare i ristoranti, quindi paghiamo tasse, INPS e tutto il cioè, resto. Noi siamo in regola, quindi non siamo come tanti che... Certo. Sì, no, tanti si improvvisano, qualcuno si sta sistemando adesso, vedo. E no, comunque sì, bisogna fatturare, perché a fine anno comunque dei costi ci sono. Sì. E quindi in bocca al lupo per tutto ancora. Grazie mille. Allora, Giorgio, ma i vostri amici e parenti come hanno preso la vostra scelta? Mi ha anticipato. Bravo, Giorgio. Allora, dalla parte mia, quindi mia mamma diceva: ma andate in giro come gli zingari, ma dove vi lavate? Ma che mangiate? C'è l'idea, no? Quindi dal mio lato è stato un po' più complicato. Invece la suocera è più aperta, no? Io ho la suocera aperta. Sì, siete, abbastanza. Siete tutti due della stessa città? No. Vabbè, è un paesino a circa 20 chilometri. Sì, 20 km. Io sono di lingua glossa, proprio ai piedi dell'Etna, e lui di Randazzo. Ok, quindi siete anche bene vicini. E no, stavo pensando all'impatto, no, delle due famiglie, magari una era ancora più nell'entroterra, sai, nel mio orto, resto qua. Io riesco a capire quello che dice tua madre, Barbara, perché la mia così, cosa, che giro il furgone? Poi l'ho abituata, poi l'ho portata con me un mese, e lì ha capito che non c'è più niente da fare, c'è il figlio ormai, è così. E mi segue sui vari video o quant'altro. No, ma infatti si è ricreduta quando ci ha visto sui giornali, perché siamo stati anche in TV da Licia Colò, quindi ha detto: ma una cosa seria allora. Quindi da lì ha capito che non era un gioco, no? Sì, veramente una cosa seria. Beh, quando sei la visibilità è una bella cosa. Eravate su da Licia Colò in studio? Eravate su a Roma? Sì. A maggio. Com'è stata, maggio 2019. Il palcoscenico, che effetto vi ha fatto? Tremavano le gambe. A me la pancia mi tremava, anche che le gambe non riuscivo quasi quasi a parlare all'inizio, però poi... Era una delle nostre prime esperienze. Penso che se andassimo adesso sarebbe molto diverso. Perché l'approccio con la telecamera... Sì, però ti prende lo stesso, eh. Io ti dico, adesso un paio di live le ho fatte, e anche prima di ogni live, anche stasera con voi, un po' ti prende, perché comunque c'è sempre la gente davanti e via. Ho la fortuna di lavorare anche nell'ambiente dello spettacolo, e quando magari capita che devo fare piccoli lavori di regia o gestire quello che devo gestire io prima di una diretta, c'è sempre. Quindi infatti anche il fatto che bevo l'acqua, no, all'inizio è proprio anche un fatto di dire: boh, tutto tranquillo, oppure tieni una pena in mano. Sì. Allora, Simone Mannino dice: ma cara, io sono il Randazzo. Infatti, abbiamo un Mannino che c'è. Allora, purtroppo io ho un difetto. Sì. Se lo vedo di faccia, ti dico sì, è vero, ti conosco. Ma con il nome e il cognome non ci arrivo mai. Quindi uno che vi conosce? Dice che è di Randazzo, quindi magari non ci conosce. Ok. Randazzo è in dialetto praticamente, Randazzo. Ok, perfetto. Ok, qua Giorgio mi ringrazia a presentarci i giovani che valorizzano l'Italia. Sono una coppia, sono in gamba, difatti quando li ho scoperti, che guardavo i loro video, ho detto: guarda, li chiamo così, e devo dire la verità, sono stati disponibilissimi subito. Vabbè, noi ringraziamo te ovviamente per la disponibilità e per l'opportunità. No, grazie a voi, però è stato lì che ho visto che vi ho chiamato, ho detto: ma vediamo come sono, com'è. Ho visto subito che eravamo in linea, e devo dire la verità, bene. Qua ce l'hanno con me perché bevo acqua. In Sicilia si dice che va nelle spalle. Che l'acqua va nelle spalle. Io vino non bevo. Ho assaggiato uno dei vini siciliani, non ricordo, Zibibbo può essere? Sì. Quello dolce. Quello è dolce. È quello dolce. E devo dire la verità che
mi ha segato un po' le gambe, devo dire, la verità. Però è molto liquoroso, se non ricordo male. Sì. Ah, ecco. Perché viene fatta con l'uva passita, quindi ha più zuccheri e ha un grado alcolico più alto. Poi che altri vini avete lì, visto che comunque dovete studiare questi vini anche? Qui abbiamo, siamo nella zona del vino, perché proprio a due passi abbiamo Castiglione di Sicilia, dove si fa il miglior vino, praticamente, della Sicilia. Okay. Uno dei migliori vini, perché c'è il Nerello Mascalese. Ah, ok. Viene esportato anche come vino? Stanno nascendo un casino di cantine, anche straniere, di giapponesi, cinesi, qui in zona. Comprano terreni, ma sì, è una zona molto... Perché siccome c'è la lava dell'Etna, l'uva prende un'altra caratteristica che rende il vino ancora più pregiato. Ogni anno, proprio qui a Randazzo, in queste zone, si fa Contrade dell'Etna, dove si presentano tutti i nuovi vini e vengono da tutto il mondo. Quindi è un bel evento. Perché amante del vino è da non perdere, assolutamente. E c'è nel nostro blog, ci sono le date, noi aggiorniamo tutto, quindi... Fantastico. E questo vino è saltato. Com'è, un vino liquido o liquoroso anche questo? Come vino? No, è vino, proprio vino. È alto di gradazione, infatti quanto fa su 14-15 gradi. Bello fortino. Però sono dei vini che hanno tantissimi gusti, sono davvero particolari. E soprattutto dato dal terreno, ma comunque tutta la Sicilia, nell'Agrigentino anche, fanno dell'ottimo vino. C'è il Nero d'Avola, quindi ad Avola che fanno questo... Quello è bello, corposo e forte. Lo ha scritto Gianni un messaggio dopo, proprio dice che il vino d'Avola è molto buono, che sto leggendo qua. Sì. Poi c'è la birra Messina, e quella birra col sale, quella che fa la pubblicità. Sì, però purtroppo non è più siciliana, ma l'ha comprata Heineken. Vabbè, ma l'Heineken ha comprato tutto. L'Heineken... ha comprato... Però stanno nascendo tantissime birre artigianali dei piccoli comuni, ad esempio ce n'è una che si chiama Birra Minchia, è brutto da dire, ma si chiama così. C'è la minchia rossa, c'è bionda, ed è veramente buona. Cioè, stanno nascendo tantissime aziende carine che fanno della buona birra. Si stanno specializzando e stanno facendo degli ottimi prodotti, utilizzando anche l'utilizzo del grano siciliano, il luppolo. Fantastico. Questo è il discorso che si diceva prima dei giovani intraprendenti o delle persone che si inventano. Sta ritornando molto l'uso dei grani antichi, quindi anche nelle farine, la pasta. Poi in questo periodo farina e lievito di birra è andato via, non si trova. Vincenzo, andrete anche a Favignana? So che da qualche anno si può andare con il camper. Allora, faremo tutti i comuni, comprese le isole, a Favignana si può andare in camper, però c'è l'obbligo di sostare nell'area sosta per una settimana, almeno una settimana. E difatti c'è il messaggio che continua, in quanto ora c'è un campeggio. Resumo quello che stavi dicendo. C'è solo questo obbligo qui, però... Favignana in 2 giorni te la giri, però. Sì, Favignana in 2 giorni la giri, però ci sono delle isole vicine come Levanzo e Marettimo, che sono delle bellissime isole ancora più selvagge, che vanno viste assolutamente. Fanno parte sempre delle Egadi, e una visita va fatta sicuramente. Favignana è stupenda, proprio è una piscina, le barche sembra che volino sull'acqua, è una cosa fantastica. Infatti è uno il mare forse più bello della Sicilia, è lì. Vabbè, Lampedusa c'è un mare spettacolare. Una collega di Lampedusa che mi diceva sempre, il nostro mare qua, altro che la Croazia, noi abbiamo... Sì. Vedevo che era molto attaccata alla sua zona. C'è qualcuno? Cosa c'è? No, c'è il cane che gratta. Abbiamo il cane rompepalle. Non è che deve fare i bisogni, no? No, gratta il divano, lui si scalda il posto. Ok, difatti il vino d'Avola abbiamo detto, la Mimma si è iscritta al vostro canale e ci saluta. Grazie. Oh, Emiliano... Mi dice se è acqua, rakia o slikovic, che sono delle cose qua della Croazia, Slovenia, no, è acqua. La rakia l'abbiamo assaggiata in Macedonia, mamma mai mia. Mai più. Mai più.
Allora, mi raccomando, ragazzi, siate esaustivi su sagre ed eventi. Avete già fatto qualche evento, qualche sagra? Abbiamo partecipato a diversi eventi, diverse sagre, cerchiamo di coniugare un po' la visita con le sagre e gli eventi, anche se non è facile, Perché tutto è in estate, si la maggior congenta tutto in parte. estate, quindi non, il Eh tour no, dovrebbe certo. durare anni, 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 Però anni. quello che facciamo è parlare sempre con il sindaco, chi del La paese, parrocchia. ci facciamo dare del materiale fotografico quando è possibile video e lo inseriamo sempre sul nostro Non sito. mancherà nulla sul sito, ci sarà tutto in dettaglio. Quindi Fantastico. quando non andare. Abbiamo partecipato ad esempio alla Sagra del Pistacchio di Wow. Bronte, All'ottobrata di l'Ottobrata di Zafferana. Zafferana, ne abbiamo fatte, anche Sì. le feste dei Santi, anche se noi lo diciamo sottovoce, non Siamo atei. siamo atei, però partecipare alle Anch'io non sagre, frequento l'ambiente. però partecipare alle feste E patronali. vedere l'emozione, la cosa sentita, cioè è bello vederlo al di fuori. Io non ci credo tanto, però è bello vederlo. Assistere il Infatti, trasporto che c'è. discorso che anch'io non frequento l'ambiente, sono cristiano perché da piccolo mi hanno messo sotto l'acqua, mi hanno bagnato, sei cristiano, mi hanno battezzato e via. Però devo dire che nelle chiese ci vado non tanto per pregare o quant'altro, ma per vedere le opere che ci sono dentro. Perfetto. E ho Cioè, visto l'arte è tutta bellissime lì. chiese. Nei paesini piccoli, grandi città, ok, ci sono gli uomini, però anche nelle città piccole ci sono le chiese, sono gli affreschi, i quadri, e per me sono dei musei gratuiti. Adesso qualcuno lo fa pagare, perché hanno capito che si può incassare. Addirittura. Vabbè, Beh, certe chiese grandi incominci a portare l'euro, i quelle 2 euro grandi per sì. entrare. Beh, quelle grandi sì, nelle piccole ancora no, ancora lasci l'offerta, però mi piace andare a vederle perché c'è arte, cioè negli Sì. affreschi, Noi nelle infatti tazze. nei nostri video sempre la chiesa madre, quella che è più particolare, la facciamo sempre vedere, ma perché ci sono delle opere fantastiche, ci sono delle cose Esatto. straordinarie. E lì non si può dargli, non si può No, dire no, niente non alla chiesa. gli possiamo dire niente. No, Zanzara. assolutamente. Carlo Abbat Chiesa. ci saluta. Poi, Michele, non so se la conoscete, ma a San Vito Lo Capo ho bevuto un ottimo tra i mari. Tra i Lo mari, no, conoscete? non lo conosciamo. Io neanche. Tra i mari. Sarà un Ma vino, bisogna presumo. vedere anche l'azienda che lo produce. Ah. Magari il nome non ci dice niente, ma l'azienda ci dice Chi fa? qualcosa. Dice qualcosa. Giorgio, vi capita di prendere spunti anche osservando e ascoltando persone Assolutamente sì, anziane? Soprattutto. soprattutto. Sono dei pozzi di sapere loro, eh. Eh Ci sì. fermiamo a parlare con loro, confrontiamo la storia che c'è scritta sui libri con quella che raccontano loro. Esce sempre qualcosina di carino, qualche leggenda che non è come scritta, e quindi noi andiamo a scrivere e parliamo sempre di cose serie, Sì, vere. bene. Non si Confrontiamo, scappa. soprattutto. No, confrontiamo la parte storica anche con quello che raccontano loro, perché la leggenda fa parte anche della nostra tradizione, della nostra storia, quindi va raccontata anche quella. E in ogni posto, magari più particolare, raccontiamo anche quella. Poi sentire Quindi. questi anziani del posto, mi è capitato quest'anno 2 volte, che ci hanno fermato perché stavamo facendo le riprese, le foto e si sono avvicinati. Noi magari non andiamo per non disturbare, no? Invece loro vengono, no? Perché vedono il straniero, tra virgolette, e ti raccontano in aneddoti, è veramente fantastico questa cosa qua, Sì, alcuni del ci viaggio. prendono come la striscia la notizia A riposto, vero? della situazione, sì, Sì. per denunciare Beh, magari. dice la Petix che sta facendo un buon lavoro in Sicilia, quindi. Sì. Dice, no, ci hanno tolto la camera in cui stare per giocare a carte. Diteglielo al sindaco, diteglielo voi, mettetelo nel Perché video. Quindi sì. adesso col sindaco voi siete così, dove andate? Ormai. Arriva Dino il fico. Sì. Bellissima anche la sagra di Castelbuono. Sì, sono tre. Dovevamo partecipare quest'anno, ma poi c'è stata una burrasca che ci ha fermato a Palermo quando abbiamo fatto il wrapping al Al camper. camper e ce la siamo persi. Ah, ok. Sarà per quest'anno se la fanno, se no il prossimo se la fanno. Allora, Paolo, Paolo Monai ci vai, leggi dice tu ciao, che.
Ciao a tutti, per cortesia datemi un consiglio. Per uno come me che soffre il caldo, in estate la Sicilia è vivibile. Ma Allora, certo che sì. sì, però ovviamente si deve scegliere qualche zona un po' più ventilata, perché ci sono zone ovviamente in cui il caldo è molto umido e quindi già ti fai la doccia e poi riesci sudato di nuovo. Magari non agosto per preciso d'agosto, magari giugno e Ma ci sono settembre. delle zone in cui ad agosto tu stai bello fresco Dipende da cosa vuoi fare, e da ecco. cosa vuoi vedere, sì. Ma se vai nell'entroterra a scoprire qualche paesino, lì sei alto, perché comunque un po' di metri di altezza c'è lì in Sicilia, cioè, a parte l'Etna che è alto, ma Sì. avete zone da 600, 700, 800 metri? Sì, Sì, ce n'è ci parecchio. sono, ma c'è sempre da capire cosa vuole vedere. Certo, Quindi che se vuoi il mare, ovviamente. più alti siamo e più ci sono boschi, ci sono delle cascate carinissime, ci sono dei percorsi, dei sentieri, trekking e via discorrendo, ma se vuole il mare, un po' di caldo lo deve soffrire. Eh sì. Sì. Beh, purtroppo se non è ventilato, è che voi comunque arriva il vento dall'Africa lì che è bello caldo, cos'è, Vabbè, ci sono sciroppo? zone e Ah zone comunque, ci sono sì? alcune zone, magari ad esempio dove siamo stati adesso noi nel Messinese, quella zona tutta del Golfo di Patti, quella è un po' più ventilata Abbastanza. effettivamente. Quindi lì magari il mare è carino, non è il più bello di Sicilia, però si può fare per un 2 o 3 giorni, anche perché ci sono delle cose da visitare come Tindari, il Teatro Greco, Il laghetto di laghetti Marinello, ci sono di delle grotte Marinello. carine da fare, anche solo a piedi, si possono fare in barca, ci sono dei bei posti lì, sì. Io so che un posto che devo venire in Sicilia è per lo sport che cerco di fare, il kite, devo andare allo Stagnone. Sullo Allora, Stagnone sì, c'è c'è il cemento. Lima, è molto, si fa molto anche nella zona del Ragusano, Ah, quindi Santa Maria, sotto, sì, Santa giusto? Maria del Focallo, tutta quella zona Ah. lì, sì, viene praticato molto, perché è una zona molto ventilata e si fa. È Ah, nata ok, da, soprattutto perché io negli ho ultimi sentito anni. parlare sempre dello Stagnone che è sotto Trapani, Grigento, Trapani, Sì, cos'è quella zona lì? sì, sì. Infatti ho visto, però Bassano. non c'è possibilità di fare sosta perché ci sono le aree, i campeggi tutti attrezzati ovviamente perché tanti vanno lì per quello e quindi non so se si può fare la libera, dovrò informarmi. Però lì c'è tanto vento, mi hanno detto 300 giorni all'anno di vento, quindi in fuori stagione. Sì. E poi lì in Sicilia avete anche tante saline e lo Stagnone c'è una grande salina lì anche. Sì, vabbè, Molto quella è una bella. delle più importanti. Infatti. Una delle Avete più già visto importanti. qualche salina voi? Avete visitato Allora, qualcosa? io l'ho No. visitata ma tantissimo tempo fa, quindi ancora col tour non ci siamo andati, però quello che ti posso dire è che il sale più pregiato lo fanno a Mozia, che è un'isoletta poco più là Ed è delle saline di buonissimo. Trapani. Ah. Quindi se pensate di aver assaggiato il sale, è vero, ancora Non l'avete non assaggiato. l'abbiamo Sembra assaggiato. così, ma ha un sapore diverso. È buonissimo. È Hai capito? umido e buono, buono. Io il sale Ne non basta un uso perché ho un po' pizzico. la pressione alta, quindi devo stare attento. Vabbè, lì te ne servirà un pizzichino Esatto. Infatti c'è per Lucy che mi insaporire dice un po'. che mangia insipido perché io non metto per via della mia pressione. Non è che ne ho 80, però cerco di tutelarmi il sale io. Ti saluto a Madison di Siena, che sono appena arrivati anche loro. Simone invece si potrebbe andare a Floresta, ma non c'è niente di che a parte un pezzo di dorsale dei Nebrodi e dintorni tipo Tenebrodi. Freati o altro. Allora, Cos'è questa? in realtà Simone sta parlando forse della zona più bella che c'è da fare qui, secondo noi, eh? Perché Randazzo, dove siamo adesso, si trova collocato fra 3 parchi protetti, ovvero i Nebrodi, l'Etna E e l'Alcantara. l'Alcantara. E la dorsale dei Nebrodi è una delle più belle, secondo Le noi, proprio più verdi. soprattutto in queste zone, perché la zona più ricca d'acqua della Sicilia. C'è infatti un sentiero che si chiama il Sentiero delle Sorgenti. Ci sono 8 ore da camminare, noi l'abbiamo fatto. Difatti dice che a 1300 metri il caldo non si soffre. Sì. Ci sono dei rifugi bellissimi. Col camper si potrebbe arrivare fino ad una zona.
fino a quella zona c'è anche un parcheggio, un piccolo parcheggio in cui lì vicino proprio c'è anche un rifugio carinissimo che si chiama di Margio Salice bello, sì. ed è bello. E da lì si possono fare dei diversi sentieri, arrivare all'obelisco di Nelson. Ma Ce n'è il solo una Parco cosa dei da fare. Nebrodi è qualcosa di stupendo, cioè, a noi piace quasi più dell'Etna, ma Ah. sarà che siamo, boh, siamo abituati a vedere sempre la lava, sempre quel nero, sempre quei pini, invece i Nebrodi sono più, è più boschivo, è più Sì, ricco di più ricco di verde, verde. E poi il fantastico, lago di Tre Arie è la conca d'acqua più più alta alta. della Sicilia ed è sempre nel comune di Randazzo. E Floresta è il comune più alto della Sicilia. Floresta è il comune più alto della Sicilia ed è a 30 km circa da qua. Da voi. Ah, pensate, quante Dove si cose che si produce? imparano in una live. Si produce la Provola dei Nebrodi che è diventato marchio DOP da un paio d'anni. Ah, bello, bello queste eccellenze che abbiamo in ogni regione italiana che vengono fuori dal territorio. Dovrebbero promuoverlo un po' di più le regioni per il mondo. Secondo me dovrebbe essere lo Stato italiano che dovrebbe promuovere queste eccellenze. Purtroppo lo fanno singolarmente e fanno molta fatica anche a promuovere queste cose qua. Eh sì, Ed è un è peccato. difficile. Ed è un peccato. Allora, Danila. Danila dice, sì, che è Ciao a stata alle tutti. gole dell'Alcantara. Sì. Ah, ok. Le gole di Alcantara sono fresche, l'acqua è fiume e fredissima. Le gole di Alcantara, dove si trovano? Alcantara. Sì, Alcantara. Alcantara. Allora, ce le abbiamo a 15 km. Abbiamo tutto Ah. vicino. Tutta quella zona lì è, Sì, diciamo, la zona è più. praticamente una delle zone più belle della Sicilia, una delle cose più caratteristiche della Sicilia, le gole dell'Alcantara, ovviamente sono delle insenature che si sono formate nella pietra lavica. Ah, In ok. realtà non si è, qualcuno dice che si sono formate con lo scorrere dell'acqua, ma non è vero, ma bensì la lava che scorreva, vista che c'era l'acqua, si è allargata ai lati e ha formato questi lastroni verticali, formando delle vere e proprie gole, ma bellissime. E l'acqua è congelata perché arriva dalle falde dell'Etna. Quindi, Ho dato che capito. c'è quell'altura e i ghiacciai che si sciolgono, l'acqua è congelata per tutto l'anno. Quindi anche ad agosto congeli là dentro. Hai È capito. bellissimo. Quindi si va tutti lassù a fare il bagno, a stare al fresco. Pensate che futuro avrete in altre regioni? Giorgio Allora, dice. ancora non lo sappiamo, Facciamo sinceramente. passare questi 6-8 anni, poi vediamo. Poi si invecchia, è da No, vedere. perché sicuramente con gli anni il progetto prenderà anche diverse sfaccettature. Il tempo modella, quindi non possiamo dire sì adesso o no, categorico. Quindi. Dopo tutto quello che è successo, fare anche grossi progetti per il futuro è azzardato, perché se prima li facevi e succedeva magari qualcosa e ti spostava il progetto, tutto quello che ci è successo adesso ha cambiato tutti i nostri canoni di vita e ci hanno tolto la cosa più preziosa che abbiamo, è la libertà. Eh Quindi sì. anche fare progetti, bene il vostro, che avete iniziato e lo portate avanti, però dopo, non so, io non so neanche cosa faccio domani per dirvi, perché ormai. È Sì, è così. già da qualche anno che dico così, devo dire la verità, ormai progetti futuri no, ho delle idee sì tante, progetti, sto già pensando a qualcosa, però di dire lo faccio vado molto cauto, vado. Simone, che bello, stasera è molto dinamica la serata, vedo che va benissimo, mi piace. L'Alta Montana, ma anche la dorsale non scherza, che diceva Simone che si conosceva prima. Poi Ok, sì, abbiamo. Vai, vai. no, l'Alto Montana è in realtà la strada, è un sentiero che collega, che circumnaviga l'Etna. Ok. Quindi quello è un bel sentiero anche da fare. Ci sono, per chi ama il trekking, ci sono diversi rifugi. Che non sono, diciamolo, non sono tutti bellissimi adibiti a. No, Ci sono vabbè. dei rifugi un po' sdurrupati, eh Sì, sì, vabbè, qualcuno sì, ovviamente, qualcuno un po' qualcuno sì. così, però. Ma c'è Qualcuno sì, qualcuno che però. vuole fare il selvaggio e va in Spirito questi rifugi. d'adattamento. Si può fare. Sono dei bivacchi più che dei Ecco. rifugi. Ah, ho capito. Fateci sognare col cibo, suggeriteci tre piatti imperdibili. Vai, questo mi piace. Vai. Beh, ovviamente l'arancino non può scappare. Poi c'è la Come pasta alla no? norma. La pasta alla norma che è il top, Sì, con la come no. bella ricotta di sopra.
Ricotta salata non può mancare. Poi dipende le zone, a Catania per chi non è vegetariano la carne di cavallo è il top, Sì, vabbè, proprio. come O street food. andare a mangiare nel camion dei panini, cioè Ah, lì è uno show più che andare a mangiare il allora, camion dei ecco, se panini. siete a Catania, andate dal paninaro, Sì. anche un panino con la carne di cavallo, qualcosa È del tutta genere. un'altra storia. Già, il paninaro è un personaggio di per sé, Sì. un personaggio illustre della cultura siciliana, quindi secondo me. Invece a Palermo c'è lo spincione, ci sono le crocchè, le panelle, cioè ogni zona ha la sua Il caratteristica. pane con la meusa, che però non è per tutti, Io non lo so mangiare, ad è esempio. più per l'uomo perché è bello grasso, Ah, stemperato un po' ok. dal formaggio, Quindi avete anche però una cucina bella sostanziosa, avete in sì, Sicilia. bella grassa, saporita. Purtroppo tu che mangi un po' povero di sale, qui non ci possiamo fare niente. Qua il sale è Cerco, tirato a fiumi. lo so, cerco di evitarlo a casa, però essendo sempre fuori per lavoro vado a mangiare fuori e quindi di sale lo mangio comunque. Però se mi trovo un buon piatto non è che sto lì a pensare no, non lo mangio, cioè cerco di stare attento. Sta iniziando a piovere, sta venendo la Ah, pioggia, sta diluviando, è iniziato adesso. ok, È a posto. fresco che entra. Quindi se Vai, vogliamo vai. partire dalla colazione. Sì? Cannolo, cannolo siciliano con la Cannolo alla ricotta, granita, dipende dai periodi. Il la cannolo c'è la granita, colazione? Sì, cannolo a ovvio. colazione per forza, la raviola con la ricotta, raviola Fritta. fritta con la ricotta, che praticamente come possiamo definirlo? Più o Un meno. calzone però fritto con la ricotta dentro. Wow. Ma come Cannella. con tutto il pesce che c'è lì, non avete parlato di pesce con tutto il pesce che avete in Sicilia? Allora, più che altro perché noi siamo più della zona montana e quindi Ah, più carne. abbiamo più una zona. Calorie, caldo. Sì. Qui, ad esempio, dove Giusto. siamo noi c'è il suino nero dei Nebrodi che va per la maggiore, Eccellenza anche quella. che si fa un ottimo crudo, simile allo jamon iberico, Wow. ed è molto buono. Ah. Quindi se volete abbiamo anche da chi mandarvi Quindi per queste tra cose. carne e formaggi noi qui abbiamo Sì, da da fare. ci possiamo sbizzarrire. Come pesce, vabbè, c'è da dire che lui potrebbe morire se si mangia il pesce, è E anche per allergico a questo. qualsiasi cosa. Sono allergico. Ah. Quindi. Cazzo, è brutto. Quindi Comunque è brutto sì, nei quando cade. paesi marinari le sarde a beccafico è una ricetta che va assaggiata assolutamente se potete mangiare il pesce. Quindi segnate sarde a beccafico, quelle sono da mangiare assolutamente. E E poi la cosa carne. spettacolare che avete in Sicilia sono le arance. Vabbè, Le le arance arance sì. sono, quando è il periodo, sono veramente spettacolari, come anche i limoni, ma le arance sono. Mi ricordo, mia zia mi aveva dato una cassetta, me l'aveva messa sul camion, ero tornato su qua a casa, avevo tutto il cassone del camion profumo d'arancio, ma Eh che era sì, bello veramente, e me lo sono gustato. forte. Sì. Bello forte, sì, devo dire la verità. Giorgio, mi ringrazia e grazie a voi sto ascoltando tante cose nuove della Sicilia, un vero documentario. Ci Ed è fa questo il piacere. bello, Giorgio, e a tutti quanti, che i vari canali YouTube che ci sono, veniamo da ogni parte d'Italia o d'Europa, dipende se parlano italiano o meno, e si riesce a conoscere queste cose qua, che è il bello del nostro paese, no? La varietà del nostro paese. Perché noi abbiamo la fortuna, io lo dico sempre, noi potremmo anche stare senza l'Europa. Abbiamo tutto. Abbiamo la montagna, il Questo è centro, vero. il mare, abbiamo le industrie, ormai sono scappate, però potenzialmente l'Italia Non potrebbe manca stare da nulla. sola. Non manca nulla. Purtroppo qua entriamo in un discorso che non è nostra competenza e non voglio andare avanti, però noi potenzialmente potremmo essere avanti di tanto perché abbiamo tutto. E solo parlare di cibo o vino, a chi piace il vino, già lì ti fa sognare, dici wow, immergerti nei sapori. Io vedo, per dire, a volte un programma di uno che va in giro nei ristoranti italiani nel mondo, no? E ci sono quelli che lavorano bene e quelli che lavorano male.
tanti dicono che gli sembra di essere in quel paese, non so, magari i canederli, no? Che sono quella roba del Trentino, e c'è la tipa che mangia e dice mi sembra di essere proprio in Trentino, in montagna, no? È il bello della nostra cultura culinaria in Italia che abbiamo, ed è fantastico questo, veramente una bella cosa, e bravi ancora a portare la Sicilia, a conoscerla molto ancora di più di quello che la conosciamo, perché la conosciamo veramente poco. Vabbè, loro un progetto prezioso potrebbero desiderarlo dopo questi 6 anni? Oh. Io non ho visto. Fatto un bambino, ho fatto i figli. Okay, ah, quello è il discorso. No, no, non so, ora. No. Allora, l'ho interpretata io così, eh? No, beh, sicuramente sì, anche io più o meno. Forse quella è la storia. Sì. Allora, attualmente non è nei nostri pensieri, ma più che altro per un discorso anche di stabilità economica, perché prima vorremmo essere tranquilli noi per poter dare una sicurezza poi a chi... Noi viviamo alla giornata, quindi con un povero Cristo come potremmo fare? No, no, allora, ci sono i nonni poi che aiutano. Ma noi siamo piedi piedi in giro, i nonni dove sono, poverini? No, sarebbe come difficile. Per anche loro. Però abbiamo cane e gatto e ci bastano. Sì, infatti, per adesso va bene così. Allora, qua dicono la mezza granita, la sticchiola e frittola o i brioche. Queste sono delle cose che hanno detto. Aspetta che è passato uno. È passata la macchina, ci siamo persi una cosa. Allora, la mezza granita l'avete capito? Okay. Sì. Questo... Stigliola. Stigliola, ok. E i frittola. Okay. Allora, i stigliola, preparati, sono le budella del capretto che vengono poi fritte. E invece... Come le palle del toro. Come le palle del toro che vengono fritte. Sì, può essere una cosa sì, però il budella è un po' più schifoso. Non lo so, perché devi andare da quello che le sa fare pulire per bene. Quello è, perché dopo c'è il retrogusto, poi si sente. Beh sì, se non sono lavorate bene, sì. Però sono buone, se fatte bene. E invece le frittole sono tutti... La cotenna, la coda, la lingua, le orecchie del maiale. Le maiale. Che vanno tanto in inverno questi. Si trovano questi mega pentoloni davanti alle macellerie che cuociono, e c'è chi se li mangia, io non ce la faccio. Vabbè, ad esempio la lingua è buona, la lingua del maiale. E quella non l'ho assaggiata, neanche le orecchie, devo dire la verità, non ho avuto ancora questo... Le orecchie sono maggior parte cotenna. Ok, fantastico. No, io mi fermo alla pancetta, il prosciutto e il salame. anch'io. Però le palle del toro, devo dire la verità, le ho mangiate qualche anno fa e mi è capitato una volta fatte bene e una volta fatte male. È il discorso che dicevate prima, che se non è fatto bene la cosa, si sente il sapore, si deve essere lavorato molto bene. Alessandro, che è a dieta, lo abbiamo fatto ingrassare di 10 kg. Beh, questa quarantena. Poi questa quarantena siamo ingrassati. Poi voi dovete fare ancora cena, mi avete detto. Sì, infatti stiamo sognando al momento. Parliamo e mangiamo. Sì, certo, sì. Che fare una live, che non avete fatto cena e parliamo di cibo. Beh, ci prepariamo per anche a livello psicologico per... Ma la vostra giornata tipo? La vostra giornata tipo? Allora, ci svegliamo, puliamo il camper, routine che si deve fare per forza, se no non si esce. Mamma quindi io spolvero tutto, spaziamo, laviamo, si pulisce il bagno e poi possiamo iniziare la giornata. Quindi facciamo colazione, lui prima esce il cane, perché Piff ha bisogno di uscire subito la mattina. Appena ci sente deve uscire, e poi in questa quarantena abbiamo... chi ha fatto video, chi ha lavorato al blog, se la quarantena se ne andava, no? Noi andavamo in giro, quindi noi stavamo più di mezza giornata in giro, tornavamo e lavoravamo al sito. Già subito. Non stop, giornate non stop, quindi anche se avessimo avuto l'idea di fare un piccolo... Pargolo? Non avremmo avuto neanche il tempo di pensarci. Quindi... Ma no, attualmente no. È incredibile, che me ne rendo conto io già da anni, ma anche la gente non ci crede, che noi girando coi camper e tutto quanto pensano che abbiamo
tanto tempo libero, però siamo talmente presi dalle nostre attività, ma anche solo il fatto di scoprire posti nuovi, di ammirare un panorama e quando, che le giornate volano. A me capita che quando sono in giro, che capita che alle 9 sono già a dormire, 8 e mezza, 9 sono già a dormire perché Eh sì. talmente piene, è una cosa incredibile. E gente mi dice, ma sei in vacanza, sei in giro? Sì, Sì, ma però. quale dici? Vabbè, la cosa stressante per noi è anche quando ci dobbiamo spostare, no? Perché noi spostandoci da comune a comune dobbiamo capire dove dormire. All'inizio non stai così tranquillo, no? Hai No, sempre paura, quel rumore, quella cosa. Quindi non è facile vivere in camper e fare un tour del genere. infatti dico a tutti, non compratelo, noleggio e poi forse valutate. No, perché devo Vabbè, ma fare più che altro così. perché non... Sì. No, ma devo fare così, perché se no dopo fanno tutti i full timer e cose, saremo intasato tutto, dobbiamo essere in pochi. Già siamo tanti, assai in ufficio, assai. Assai. No, vabbè, il discorso è che magari nei paesi che stiamo facendo noi non ci sono aree di sosta. Dove siamo stati magari c'erano, erano chiuse perché era inverno. E quindi ti devi adattare. Poi è sempre la tensione, il camper lasciato lì da solo, magari c'è il sole e il gatto, io ho paura di questo. Dico, ma metti tu che entrano nel camper e mi fanno male a quel povero Cristo del gatto, io poi mi prendo di... ci sto Ansia. male. No, perché il gatto solitamente lo portiamo con noi. Ho visto Però che se viaggiate col trasportino. sì, però se sono per percorsi lunghi, ad esempio, facciamo sentieri anche da 15-10 km. Wow. Non Non lo lo portiamo, portiamo ovviamente. perché poi soffre, cioè è No, meglio certo. che sta nel Però guarda camper che il da solo. gatto, nella sua scusa il termine, bastardo il gatto, perché se deve Sì, lo è. difendere, difende, eh. Sì. Vabbè, quando... sì, ma è mica tanto quieto il gatto, eh. No, no. È che il nostro è scandolino, ha sempre paura. Sì. Quindi... Ah, ok. Il rapporto tra il cane e il gatto com'è? Com'è stato Bello, è all'inizio? Quando... divertente. Sì. Divertente, abbastanza. Sì, ogni tanto si inseguono, però è carino, sì. C'è un po' di movimento nel camper. Sì. A Emiliano gli mancano i cannoli, le raviole, le cassate che mi portavano in Inghilterra dalla miglior pasticceria di Caltanissetta. Wow! Le Pensa a te. cassate belle dolci, il Mamma zucchero. mia, che è una roba... Anche Emiliano alle 10 va già a letto a dormire, ma alle 10 è già tardi per me a volte. Dipende cosa si è fatto. Esatto, è quello. Allora, Paolo, si scusa, figurati Paolo, siamo qua apposta per rispondere alle domande. E approfitto per chiedere se siete a conoscenza di belle ciclabili che potete suggerire. Beh, questo Allora, mercato che... dipende sempre dai sentieri che vuole fare, perché ci sono dei sentieri montani che sono davvero belli. Ad esempio, l'Altomontana che diceva prima Mannino. l'amico Simone Mannino. Quella è bella, bellissima da percorrere in bici, si può fare anche in un giorno e ti percorri, puoi vedere nel frattempo anche grotte, colate laviche degli anni precedenti, quindi ci sono diversi sentieri e dipende sempre da quello che vuole fare lui, anche sui Da quello che Nebel vuole vedere. vuole vedere il tipo di allenamento che c'ha lui, perché Comunque ce n'è tante, anche quelle andranno ovviamente inserite. sì, man mano le stiamo inserendo sul sito. Poi, se non mi sbaglio, ne ho letta una che percorre quasi l'antica trasversale Sicula e c'è proprio un sito dedicato. Se magari ci È una vecchia linea contatta. ferroviaria? No, È una non vecchia è linea una. ferroviaria? La trasversale Sicula è l'antica trasversale che Una percorrevano, trazzera. sì, l'antica trazzera che percorrevano magari già dai tempi dei greci. Per collegarsi fra i Comuni. vari comuni. Comune. Però. Quindi una strada che ha anni e anni, quindi che stanno riscoprendo da adesso, stanno scoprendo da Bello. poco e stanno facendo delle cosine carine, sì. Ho letto l'altro Bello. giorno Vai. che c'è un sito proprio dei ragazzi, un'associazione che si sta dedicando proprio a questa ciclabile. Quindi magari se ci contatta, gli giro Il il contatto. sito e quello che è. No, vedo che comunque le ciclabili piano piano stanno aumentando, non so se anche in Sicilia. E una cosa che mi Sì. piace, perché l'ho provata in un viaggio che avevo fatto qualche anno fa, era il fatto che stanno recuperando le vecchie ferrovie dismesse e le stanno convertendo in ciclabili. Sì.
Ed è una cosa bellissima perché dove passava il treno c'erano anche i panorami, no? Sì. Magari in montagna che passava il treno, c'era tutto questo. È bello che valorizzano il territorio così, non distruggono, recuperano quello che già esisteva. Ci mettono un po' d'asfalto, ovviamente, con uno sterratino, è bella sta cosa qua delle città. Però invece di lasciarli abbandonati, danno Esatto, vite. qui in Sicilia Anche le cioè, ammettiamo che c'è un po' da lavorare, perché magari capita anche a noi che in qualche sentiero la spazzatura, magari, cioè, quella è purtroppo una Non c'è, lacuna che ancora ma non è solo in non. Sicilia, ci sono tanti posti anche al nord, al civile nord, diciamo. C'è delle schifezze che si vedono a volte. Giorgio, si nota la differenza tra voi e noi. Voi dovete ancora cenare, da me sveglio, solo lui e tutti dormono da cuore. Viviamo in Svizzera. Giorgio che mi manda ogni tanto le foto da Basilea, che mi manda. Eh sì, loro mangiano presto, ma anche io è 6:30, c'è la Lucy lì che già alle 5, 6:50 Sì. c'ho fame, c'ho fame. Come le galline. A sé. No, vabbè, Bene. noi prima degli 8:30, 9. Io per lavoro faccio 8-9 cena così, però mi ero abituato gli ultimi anni alle 6:30 perché vedevo che andavo a dormire con la pancia piena e non riuscivo a dormire bene, al mattino mi svegliavo. E quindi diventava, diciamo, alle 6:30 iniziavo a far cena, alle 7 mangiavo. Con la Ok. Lucy alle 6:10 mi dice: ho fame? Ho già, sono alle 6:10. Però devo Poi dire forse la verità, sì, su dopo. questo punto magari la digestione, uno va a dormire più leggero, quello sì. Sì, no, per quel motivo lì l'ho visto, però quando sono in giro per lavoro, quando vedo i miei colleghi romani, allora di solito noi finiamo la giornata alle 7 di sera, no? Allora io non ce la faccio più, voglio andare a cena e dopo vado a farmi la doccia e mi vado in letto. Loro appena vanno a farsi la doccia, tutto quanto, e vanno a cena che sono le 9. Certo. Questione di abitudine. È proprio. Beppe ci saluta, Beppe 84. E Danila Salutiamo Beppe. invece, vero, anche qui a Roma c'è molto da lavorare sulle ciclabili. C'è un po', vabbè, che piano piano queste ciclabili prenderanno piede sempre di più, anche perché in giro per l'Europa ci sono dei bei percorsi, ci sono anche dei contributi dalla parte della comunità europea per avere le ciclabili. E devo dire, per esperienza personale, l'ho provato una settimana sola, ho fatto 400 km, e andare in bici ha un suo fascino. Ha un suo fascino, devo dire la verità, e provando anche le ciclabili, devo dire, è bello perché costeggiavo i fiumi, tutto in sicurezza, e anche il viaggio in bici è una bella cosa. Certo, più vedi di più comunque, perché guidando qualcosa ti scappa. Vero, hai Noi ragione. ancora non siamo attrezzati, ad esempio, andiamo a No? piedi, andiamo a No, piedi. anch'io preferisco andare a piedi perché noi lasciamo il camper fuori dai centri città, dei paesi, quello che è. O nelle aree sosta, e abbiamo un monopattino che è il mio, non elettrico, e la bicicletta di Lucy. Lucy in bici gli dà fastidio, e quindi andiamo a piedi e lo preferisco di più. Infatti, i nostri 10.000-15.000 passi ce li facciamo. Adesso gli è balzata l'idea di prendere il monopattino elettrico, che io non prendo, però perché a piedi riesci a scovare gli angoli dei posti. Perché magari alzi lo sguardo e vedi una caratteristica di una casa, qualsiasi cosa, ecco, che quando in bici magari sei concentrato a guidare Sì, o ti col motore scappa qualcosa. ti scappa. A piedi invece. Avete fatto il contapassi giornaliero anche voi? Noi i chilometri più lunghi che abbiamo fatto erano 14 chilometri in un giorno? Di più, Di più? abbiamo fatto i 20 per un sentiero che però doveva essere di 10, ma poi c'era una strada chiusa, abbiamo dovuto allungare e quindi siamo arrivati Vedi, in poi camper tipo, non lo so, a quattro piedi. trascinandoci. Quindi No, io ce l'ho. adesso che siamo stati fermi sarà dura riprendere Mamma il mia. ritmo di prima. È dura perché ti dico, noi stiamo andando a fare la passeggiata, anche oggi eravamo in centro città e oggi abbiamo fatto 7.000 passi e arriviamo a casa che siamo a pezzi, perché siamo fermi 2 mesi come tutti, abituati a fare 10-15.000 al giorno, perché abbiamo sul telefono, no? Vediamo quanti Sì. oggi, quanti.
Comunque sono 8-9 chilometri al giorno più o meno. Ho visto che adesso questo stop 10.000 passi li facciamo così. A voglia, sì, li facciamo. Allora, con 108 chilometri. Il bello del camper è questo, no? Che non puoi avere grandi scorte di cibo, innanzitutto. E più dopo cammini tantissimo e la nostra linea, il nostro fisico ringrazia. Sì. Allora, mi è saltato un messaggio. Giorgio che dice che in Abruzzo hanno fatto una ciclabile, dismessa da una linea ferroviaria, fantastico. Poi Giorgio mi dice, io mi permetterei di dire ai giovani italiani, amate l'Italia, se lo merita. Giorgio, mi sa che siete più italiani voi all'estero che noi in Italia. Vabbè, lo vedo perché andando in giro per i ristoranti italiani all'estero, perché per lavoro una scelta mia è proprio di cercare i ristoranti italiani, e beh, è giusto mangiare le cose del posto, però ho avuto anche dei problemi con le cose del posto. Siccome sono super lavoro, sai, correre al bagno ogni momento non è piacevole. E noto questa patrioticità, diciamo così, è molto più vista all'estero che noi italiani stessi. Cioè, loro vedono l'Italia e noi la valorizziamo poco. È sempre così, comunque. È così. Ah, è così, sì. Così. È una questione di mentalità comunque. L'erba del vicino è sempre più verde. Esatto. Qui a Firenze hanno fatto la ciclabile proprio sul fiume, che basta due gocce d'acqua, il fiume si alza e ciclabile la fai a nuoto. Vabbè, questo è l'ingegnere, è stato... L'ingegnere giusto. Dovevano giustificare una spesa di soldi e quindi l'hanno buttata lì sapendo che era così. Bravi, fai due sport, bici e nuoto. Sì? Bravi, fai due sport, bici e nuoto. Collegato al commento di prima. Ah, ok. Ah, sì, ok. Ogni tanto mi sfugge. alla fine di sport ne facciamo tanto facendo questo tipo di vita. Solo il fatto che si cammina è bene. E devo dire, quello fa bene, l'ho visto anche sul peso, l'ho visto. La pancetta va via, ora dobbiamo far scalare un po' di chili, però. Quello sì. Della quarantena, ora da smaltire sarà duro. Assai, tra pizze, pensa che stasera abbiamo provato a fare noi i panzerotti. Sì. Non ti dico il disastro che abbiamo fatto, olio che schizzava. Quindi un chilo l'abbiamo messo su stasera noi. E poi noi siamo abbastanza esagerati, ma anche in camper, La pasta c'è mezzo chilo, no? Mi dice Lucy, quanto ne mettiamo? Allora non so, ti dico, metti un pugnetto, no? E lui fa, ma quanto mettiamo? Io mi stufo, mezzo chilo e risolto il problema. Se i panzerotti erano grandi così, erano. Dei calzoni. Brava, dei calzoni erano. Allora, Muli, abbiamo 1:46 è volata. Devo dire che è volata. No, è andata via. È stata una bella diretta. Bella chiacchierata. Io direi, adesso, io ho voluto fare, a un certo momento, e adesso potrebbe essere quel momento, metto il countdown. Sì. Perché così, se ci fanno qualche ultime domande, facciamo i saluti. Cinque minuti. Quando suona, sappiamo che devo salutare. No, sai perché? Perché la serata è talmente bella, l'ho vista anche con gli altri ospiti, e parli di tutto che passa il tempo e non possiamo stare a tenere la gente fino a entrato, no? Perché qualcuno giustamente domani grazie al cielo va a lavorare. Allora, e ricordiamoci che ancora noi abbiamo il pancino vuoto, giusto? Cosa mangiate di buono stasera? Allora, oggi abbiamo le polpette della nonna, che erano congelate, ma le abbiamo scongelate, con piselli, carote, due fave, abbiamo queste cose genuine. Sì, una volta ogni tanto ci vuole, no? Sì. Si intossicare. Vabbè, noi in generale cerchiamo di mangiare abbastanza equilibrato. Abbiamo abusato un po' come tutti di farine, no? Queste cose qua, pizze, fai spincioni, fai quello, fai l'altro, capita. Quello sì. Come ti sei trovata con la cucina del camper da una da casa al camper? Il problema è sempre l'acqua più che altro, perché noi abbiamo tre fuochi. Il problema che ho avuto di più è stato con la padella grande,
mi sbatteva nel vetro, nel coperchio della cucina, e quindi mezza era calda e mezza no. Devo comprarmi la padella giusta per il camper. Ce ne abbiamo una anche noi grande, che purtroppo lui si lamenta a lavarla, no? Perché deve tutto fare. Sì. È un disastro. Acrobazie per lavare le cose. Sì. Buoni sono del mio posto di nascita, Puglia. 84. Emiliano, che bello quando gli ospiti i muli qua scrivono. Max, noi valorizziamo meno l'Italia in tutto, guarda anche tutte le bellezze che ci sono, di cui molte sconosciute, la gente preferisce andare all'estero. Emiliano, il discorso è che purtroppo in Italia ci inchiappettano col costo del gasolio, dell'autostrada e i servizi, e all'estero costa meno. Io vedo qua vicino la Croazia, c'è un grande traffico d'estate perché la Croazia costa meno, c'è un bel mare, io vado in Spagna perché costa meno, e io ho fatto il conto, volevo fare la Sicilia, ho fatto il conto, pensate, che quello che andavo a spendere per venire giù in Sicilia è la stessa spesa che spendevo per andare giù in Spagna a Tarifa, e ci sono più chilometri, è il doppio dei chilometri, perché tra il traghetto, le autostrade, il gasolio, di là l'autostrada non la pago, il gasolio costa meno, e arrivavo fino a giù a Tarifa, e sono 3.000 chilometri contro i 1.600 arrivare allo Stagnone, per dire. Però con quei costi lì, purtroppo l'Italia è... Quest'anno staremo tutti in Italia, perché siamo obbligati, e quindi... Anche il cibo costa di più, noi l'abbiamo visto con... siamo andati un paio di anni fa in Grecia. Ci ritornerei subito, però io. Siamo stati a Creta con quanto abbiamo speso? Forse 1000 euro, 1200, abbiamo fatto una settimana di appartamento, tutti i giorni, mattina, pomeriggio e sera. Mangiavamo pesce. Abbiamo affittato un furgoncino, abbiamo messo il gasolio, abbiamo girato ovunque. Siamo fatti una mega vacanza con poco. Non lo puoi fare qui, ma lo puoi fare. Anche se devo dire la verità, una volta che sei in Sicilia, la vita costa un po' meno, da quello che mi ricordo io. Già il caffè stesso costa molto meno che qua al nord. Quanto gira il caffè adesso da voi? Ma dipende, ci sono posti che lo fanno 80, c'è chi lo fa 1 euro, ma il costo è quello. Siamo 1,10, 1,20, quindi anche quello del piacere del caffè, no? Così ti relazioni anche con la gente del posto, eppure vedi, c'è una bella differenza, lo vedo con i miei colleghi di Roma che lo pagano anche loro 90 centesimi, noi siamo 1,10 euro, qualcuno 1,20, cioè una tazzina di caffè. Giorgio: sì Max, sono stato cuoco da 13 fino a 48 anni, poi ho cambiato, ti capisco, hai ragione. Il cuoco è una bella attività, sono figlio di cuoca e devo dire la verità, la cucina è bello. Ah, siete tornati ragazzi, ci siamo. Avete sentito che ho detto? Che era un cuoco Giorgio? Ah siete sì, tornati? Quello sì. Questo resisto. Giorgio, meno di 5 minuti ti lasciamo andare a dormire dalla tua famiglia. Beppe è arrivato tardi, ti saluta Livio, Beppe ti saluta. Bella la Barbara, Andrea dice che sei bella Barbara, guarda te lo metto. Oh, grazie, grazie. Non posso dire cosa stai dicendo perché è vero, quindi. Eccoci qua, 5 minuti. Mamma, sono volati. Oh, sono volati, eh. Oh, fermati. Come? Fermati. No, il vecchio iPhone non mi ricordo, funziona come l'altro, solo che... Simone dice che anche lo stipendio è più basso rispetto a nord, questo è anche vero. Perché... Quindi è tutto proporzionato. Sì, esatto. E non è giusto, non è giusto sta cosa qua, però purtroppo esiste. Ed è così. Mole, io direi di salutare tutti quanti, che dite? Siamo 1:53, così andate a mangiare voi, Giorgio va a dormire dalla moglietina, dalla famiglia. E cominciamo a salutare perché 2 ore sono dopo troppe. Incominciate voi. Intanto è stato un piacere aver parlato con te, aver conosciuto tutta questa bella gente, abbiamo risposto a un bel po' di domande e speriamo di non annoiarvi. Sì, di non essere stati noiosi, di avervi fatto scoprire qualche piccola chicca. E niente, grazie a te per l'ospitalità. Grazie. Ci siamo trovati bene.
Anche io, grazie. Grazie mille, e siete stati gentilissimi. Devo dire che la serata questa l'hanno fatta più loro, l'hanno fatta. Non io che ho fatto domande a voi, ma l'hanno fatta più loro. Devo dire la verità, oggi è stata più movimentata del solito, devo dire la verità. L'abbiamo fatto stancare meno, dai. infatti c'ho ancora mezzo bicchiere d'acqua, di solito lo vuoto. Hai visto? Guarda, c'è ancora Alessandro che allora vedo che stanno salutando tutti quanti. Danila, porterò un bacio alla Lucy, la vedo tra poco, vado in camper, adesso mi faccio la doccia e vado in camper. Max, domani lavoro, Barubo, un minuto lavoro. Grazie Giorgio, perché domani esce il mio video, ma lo dirò adesso, perché già uno mi ha scritto Gianni prima che domani lavora, ma vuole vedere il mio video. Ti dico solo che dura un'ora, questo sì. Mia nonna era di Catania, hanno detto che la mia bella Sicilia è purtroppo piena di immondizia, lungo le strade anche sotto il bello l'unico ente. Dovete sensibilizzare la popolazione girando in camper. Questo è anche un argomento. Allora, noi siamo anche uno strumento di denuncia, no? E a volte magari diamo fastidio a qualcuno. Quindi noi la nostra parte la facciamo, però dobbiamo stare anche un po' attenti, adesso... no? Ora che viviamo in camper, non è facile... dirle belle schiette le cose, però lo facciamo, quello sì. Ci stiamo movimentando anche per fare un po' di sensibilizzazione nelle scuole, quindi bello. Stiamo facendo delle riprese dove troviamo purtroppo queste situazioni bruttissime. Immortaliamo l'attimo e... Per esatto. Poi magari buttata come battuta, come così, sì. In modo simpatica, riesci a vendere un messaggio che è serio, però fatto così fa ragionare la gente. Se invece vai lì a accusare, rischi veramente grosso. Ecco. Date in simpatia, che non è il caso. Perché purtroppo si fa un po' di scaricabarile, perché le amministrazioni, ma non sono le amministrazioni, se tu vai Siamo a buttare noi. L'immondizia e non la vai a portare all'isola ecologica, sei tu che sei un disgraziato, non, esatto. Il comune o l'amministrazione. Esattamente. Bene, allora, bene. Muli, loro hanno salutato, io vi saluto. Allora, vi ringrazio, siete stati fantastici questa sera, a parte Chris, Barbara, che sono un po' di simpatia. Vi consiglio di andare sul loro canale, il loro blog, iscrivetevi, seguiteli e condividete il loro video, fate pubblicità, perché sono due ragazzi veramente che meritano. Grazie. Grazie. Io vi ringrazio perché comunque hanno fatto loro le domande. Vi do gli appuntamenti miei. Allora, domani pomeriggio esce, non è questo video, ho dovuto rifare tutto il video. Questo è un viaggio che avevo fatto nel 2010 nella Pampa in Tunisia. Ho dovuto rifare il video perché c'è le musiche e i diritti d'autore, come ve l'avevo consigliato. YouTube non lo vuole e quindi ho dovuto rifare tutto il video e l'ho fatto... L'ho fatto, è venuto carino ed esce domani pomeriggio alle 3. Domenica pomeriggio, se ci sono domande per la serata di questa sera, magari non tanto perché loro non ci sono, fategli loro le domande nei loro canali. Le domande di questo viaggio, io sarò domenica sera alle 5 in live di nuovo. Poi l'altro appuntamento è il prossimo giovedì con uno dei due appenauti, questi qua. Hanno fatto un viaggio con l'Ape da Lisbona a Pechino nel 98. Io non intervisterò la persona che ha scritto il libro, io intervisto l'altro, Giorgio, perché c'è Paolo e Giorgio. E quindi sarà mio ospite nella live di giovedì prossimo alle 21, come sempre. Poi la serie, ho ancora un ospite, che sto avendo la conferma, ci sarà ancora un ospite, poi questa serie delle live con gli ospiti finiranno, perché ho detto che fino a fine maggio andavo, ormai è andata, ho visto che apprezzate sono state, e magari riprenderò in autunno, adesso vediamo come mi muovo, magari chiamerò ancora qualcuno come i ragazzi qua per vedere cosa è cambiato in questi mesi, magari. Perché no? Se no magari lo fate voi e mi invitate a me, dai. Potremmo anche ricambiare, senz'altro. Quindi così. Io vi saluto tutti, grazie ancora a tutti quanti, buonanotte a tutti e ci si vede domani, no, vedete il video e ci si vede domenica. Ciao! Allora. Va bene, ciao. Vediamo, vedo, che prende.